Buon pomeriggio amici, allora riprendiamo il nostro pomeriggio bianconero qui su Top Planet, seconda parte di Agorà. Abbiamo i soliti ospiti, ogni giovedì, ospiti però di livello come sempre, il professor Paolo Bertinetti, preside della facoltà di lingue straniere all'Università di Torino, nonché presidente dell'associazione Grandi Amici della Juve Nazionale. Nazionale. Associazione Nazionale Grandi Amici. Come Top Planet. Ho visto, vabbè, ovvio. Noi ci vedono anche a Malta, oggi c'è scritto uno che ci vedeva a Malta. Bene. Come vedete sulla sua sinistra non c'è più niente, perché sta arrivando Natale, di... sta arrivando Natale, Babbo Natale sta per portare 34. Anche agli amici dell'associazione il distintivo col 34. La cravatta adesso ne parliamo e poi c'è il tutore, il tutto come ogni giovedì, ma lo vedrete più spesso prossimamente perché Ninori, ciao Nino. Ciao a tutti. Prossimamente parte finalmente, perché non è semplice, no. Registrare, trovare, montare tutto, fare le slide, la sua rubrica Calciopolario, sottotitolo tutto quello che c'è da sapere su Calciopoli. Sì, che cosa c'è da sapere? Partirà esattamente, abbiamo anche il giorno adesso, il 29 novembre. Prima puntata, sono 12 puntate, il martedì e il giovedì ve le potrete vedere, poi vi diremo gli orari, vi diremo tutti, vi diremo anche le repliche, ci saranno le repliche il sabato e la domenica, così chi se l'è persa se la può rivedere, perché sono molto interessanti. Sì. Poi sapete, per chi conosce Nino Ori, sa che è una garanzia, un'eminenza su Calciopoli, lui sa tutto, tutto, perché se l'è seguito con Juventino Vero a suo tempo, adesso lui scrive per Juve a 3 stelle, però a suo tempo... lì trovavate tutto quello che nemmeno i giornalisti trovavano, giusto professore? Molto giusto. Io infatti più di una volta ho potuto documentarsi, ma anch'io lo facevo, perché loro veramente hanno lavorato meglio, ma anche alcuni giornalisti lo hanno ammesso. La redazione di Juventino Vero ha lavorato meglio di noi professionisti in materia. Sai qual è il segreto? Sì. Perché noi non avevamo nulla, non dico da nascondere. Però c'erano notizie che non a tutti faceva piacere dare, evidentemente, e soprattutto cose che andavano analizzate con una certa attenzione per poterle valutare nella loro interezza, cosa che noi facevamo e non eravamo giornalisti. Altri anche giornalisti, per carità, non tutti, guarda, attenzione, perché giornali come Tutto Sport, penso di poterlo citare perché è una testata dove ci sono degli amici, Tutto Sport seguì splendidamente il processo di Napoli, seguì splendidamente la vicenda di Calciopoli, eccetera. Le nostre analisi effettivamente piacquero molto, al punto tale che il collegio difensivo di Moggi, nella persona di Maurizio Prioreschi, ci ha ringraziati addirittura in tribunale durante la sua arringa finale. Nel libro, nella arringa finale al processo. Cioè, ma anche Tutto Sport penso sia avvalso. Assolutamente. Vostre... Ci sono stati molti scambi con Tutto Sport, per carità. Diciamo che ognuno ha fatto la sua parte, anche il professor Bertinetti ha fatto la sua parte con l'associazione Amici della Juve. Anche lui, effettivamente. Ma anche altre associazioni, giù le mani della Juve, ce ne sono state tante di associazioni che si sono mosse. Noi abbiamo fatto più un lavoro di analisi, forse per questo che i giornalisti col tempo hanno imparato a conoscere di più noi, probabilmente. Sì, però è stato fatto veramente un bel lavoro. Allora, Calciopolario di Nino Ori dal 29 di novembre. Non perdetevi le prime due puntate che andranno in onda, una il 29 novembre e l'altra il primo di dicembre. Poi in replica quella settimana e poi ogni volta due puntate a settimana, perché vogliamo tenervelo vivo lì, non vogliamo darvi tutti insieme. Lo fa anche Sky con Young Pop, non è che tutte le settimane ve le fa vedere tutte e otto, no? Vabbè, comunque partiremo e ne parleremo ancora, perché verrà Nino anche qua in altri giorni. E più ci appropinqueremo, ci avvicineremo alla data di esordio della sua rubrica, più lui vi darà alcuni dettagli, cosa troverete, di cosa si parla, perché effettivamente è stato fatto molto bene. Io ho seguito proprio le registrazioni, devo dire, è stato fatto un lavoro tipo quello che è stato fatto proprio da Juventino Vero, uguale. È sulla base di quello, uguale, quindi, giustamente. Poi qua, ragazzi, gliel'avevamo chiesta. Lui l'ha fatta, Voi direte cosa? Adesso ve la spiego, perché prima dobbiamo spiegare ai nostri telespettatori come mettersi in contatto con noi: telefono, mail
ed SMS. L'ho staccato un attimo il telefono, sapete perché? Perché se no qualcuno si prenota, si mette lì, non lo molla più e non permette a altri di parlare. Allora, lo stacchiamo quando decidiamo di prendere il telefono, lo attacchiamo così, chi viene, viene, perché non è possibile stare lì e prenotarvi il telefono, dai. Allora, la cravatta di oggi è di nuovo quella dell'altra volta. È di nuovo quella dell'altra volta. Azzurra, cioè, per la nazionale. Per la nazionale, perché? Polemicamente, perché io devo vedere la nazionale... Fa polemica anche con la roba al collo. Sì, io devo vedere la nazionale per vedere giocare Lugani. Ah, ecco. Che è un grandissimo giocatore, non lo vedo giocare mai. Non lo vedo giocare mai. Alma, senti, qui polemica con te, professore, ti sta dicendo, per vedere giocare Rugani devo vederlo in nazionale, perché non lo metti mai, non lo mette mai. Esatto. Ma l'ha detto anche qualcun altro in settimana. Beh, ma d'altronde fino ad ora è comparso due volte nella Juve quest'anno Rugani, fra l'altro una delle due ha anche segnato, fra parentesi. Oggi ha anche parlato. Il primo gol italiano della Juventus 2016-2017 è di Rugani, nel senso che poi sono arrivati i gol di Chiellini, la doppietta, quelli di Bonucci, eccetera. Ma il primo gol italiano è stato quello di Rugani, ma lo si è visto in quelle due occasioni lì e basta. È vero che ha avuto anche un infortunio. Sì. Però è pur vero che il ragazzo ha dimostrato di avere qualità veramente notevoli, anche in nazionale. Anche sì. Oggi Rugani, tra l'altro, ha anche parlato a Sky. Bene. E cosa ha detto Rugani? Peccato per l'infortunio di Palermo. Il Pescara sicuramente sarà una partita delicata al rientro dopo la pausa, perché dice dopo le pause c'è sempre, certo, no? Quindi sarà una partita da preparare al massimo della concentrazione, perché sono tre punti come ogni domenica, quindi noi dobbiamo prepararla per vincere senza pensare troppo contro chi giochiamo, dobbiamo semplicemente andare in campo e fare i tre punti. Le rivali scudetto, io penso che siamo all'inizio. Lo abbiamo dimostrato noi l'anno scorso, che il campionato basta poco per riaprirlo e, certo, come abbiamo fatto e l'abbiamo vinto. Quindi la Roma, che è a meno 4, dice è ancora troppo vicino, è ancora troppo vicino. E quindi bisogna assolutamente vincere. Certo. Si dice che la Juve non gioca tanto bene, anche a lui la solita domanda, che adesso gliel'hanno fatta anche a Bonucci ha risposto, l'hanno fatta Allegri e Corrini ha risposto, adesso gliel'hanno fatta a Marotta e ha risposto, adesso anche a Rugani, non si giocate bene, per voi è uno stimolo o non ci fate caso? È normale. Noi lo sappiamo, quest'anno le aspettative su di noi sono enormi, quindi noi dobbiamo essere forti come gruppo a estraniarci da tutte le pressioni esterne che arrivano, anche se facciamo un primo tempo magari sottotono e che finisce 0-0 o comunque non esprimiamo al massimo il nostro gioco, quindi noi lo sappiamo che è così e dobbiamo accettare la situazione facendoci forza, essendo tutti uniti, perché bisogna ignorare queste pressioni e andare avanti per la nostra strada, continuare a fare i punti cercando di andare avanti in tutte le competizioni. Dice anche, con il Pescara non dobbiamo pensare al Siviglia. Ah, certo. Dobbiamo pensare al Pescara e basta. E non farsi pescare in fuorigioco. Dal Pescara. Non farsi pescare dal Pescara. Cioè, arriva, torna Pepe. Ah sì. Torna Pepe, che anche lui ha dichiarato qualcosa oggi, perché per lui dice non è una partita normale. Ecco, per me la gara con la Juve non sarà mai come le altre. Sabato sfido una difficoltà enorme. Rapporto di affetto e di stima con i tifosi bianconeri li ringrazierò sempre. Beh, non c'è rimasto. E stiamo parlando di uno che arriva qui da tifoso romanista, perché non dimentichiamocene mai. Vero, no? È difficile che un tifoso di altra squadra riesca ad entrare nei cuori dei tifosi come ci è entrato Pepe. Fra l'altro, poverino, con solamente in pratica tre stagioni intere, no? Sì. L'anno con Del Neri e i primi due anni di Conte, forse nel secondo nemmeno tutta la stagione, perché già si era infortunato. Quindi insomma, però è uno che dal punto di vista umano è davvero rimasto, cioè è davvero rimasto uno di noi, non lo so, io lo continuo poi a vedere. Assolutamente sì, per me è uno di noi. Però se non ci fa gol è meglio. Assolutamente sì. No, un bel tiro. Ma poi, come dire, le sue caratteristiche in quella Juventus lì, venivano esaltate al massimo. Certo. Era un combattente, per cui corrispondeva esattamente allo spirito
con cui Conte faceva giocare la squadra. Questa calcificazione del muscolo, sì, che una roba rara, capito solo a lui, ce lo levò per 2 anni praticamente. Certo. Fortunatamente non facciamo più quella roba là, il trofeo Berlusconi fortunatamente non lo facciamo più. Sì, perché una, volta ci è costato Buffon, e una volta ci è costato Pepe. Meglio evitarle queste cose. Dovremmo ancora parlare. Oh, guarda cosa ci ha trovato la regia, molto brava, un'intervista di Pepe. No, volevo dirvi, intanto dovremmo poi parlarne di quelli là, perché sapete cosa è successo la settimana. A Milano non parlano d'altro. Marotta praticamente aveva già fatto capire, sì. Donnarumma, noi prendiamo solo giocatori della nazionale, quindi. E loro hanno detto, vogliono prendere a tutti meno la Juve. Certo. A tutti meno la Juve. Cerchiamo di tenercelo, ma a tutti meno la Juve. Poi, cosa avevo io prima qua? Gliel'avevamo chiesta, l'ha fatta. È un uomo di parola, preciso, puntuale, come tutti gli juventini. Quello fa il calcio polare, lui gli abbiamo detto, scriviamo una bella letterina di Natale a Tavecchio. Il professore si è messo lì e se l'è scritta, e dopo c'è la legge. Solo una pagina, perché poi magari Tavecchio si stanca a leggere più di una pagina. Anche un'età. Sperando che sia, perché sta qui, poi la prendiamo e gliela spediamo noi, per vedere, finirà nel cestino sicuramente. Di Tavecchio, ma noi magari gliene mandiamo ancora un altro, alla fine l'aprirà e dirà qualcosa. Quindi la lettera di Tavecchio da parte del professore. Però volevo dire anche un'altra cosa, che però adesso mi sfugge e vado allora in pubblicità, che dobbiamo andare per 1:50, ritorniamo e leggiamo la letterina. Ah no, ecco, dopo quando ci ricolleghiamo, collegamento importante con Bergamo, perché abbiamo una persona, un ex dirigente dell'Atalanta, sempre sulla notizia, molto ben informato, perché bazzica ancora lì nell'Atalanta, che ci darà una chicca di mercato. Forse avete già capito di chi sto parlando. Però è meglio sentirlo andare alla fonte, perché lui sta proprio a Bergamo, conosce il giocatore, conosce i dirigenti, gli ha parlato e a me personalmente aveva detto, guarda che lì la Juve è quasi fatta, dopo ne parliamo, 1:13 e ritorniamo, letterina e collegamento. Allora, avevamo detto la letterina a Tavecchio del professore, ma il collegamento, ecco, siccome è un collegamento che io volevo già fare ieri, però oggi sono riuscito a trovare questo mio amico, io posso definirlo tale perché lo conosco da tanti anni e quindi è un mio amico, però è un amico molto informato, è uno che è stato dirigente in parecchie squadre e è stato dirigente anche dell'Atalanta. Beh, ho fatto solo 27 anni di Atalanta, in 3 tornate però andavo, tornavo, mi richiamavano sempre, quindi vuol dire che qualcosa di importante ho fatto a Bergamo. Ecco, questo che avete sentito e visto è Luciano Passirani, che ringrazio. Ciao Lucianone. Ciao, grazie. Ciao. A te, non c'è nessun problema. Lui è stato, appunto, come ha detto, 27 anni all'Atalanta, ma soprattutto lui è ancora dentro. Cioè, lui, anche se non è più all'interno della dirigenza, però è ancora dentro, nel senso che lui entra ed esce dalla società dell'Atalanta come quando vuole. Conosce tutti, da Percassi all'ultimo massaggiatore, conosce i giocatori, conosce tantissime persone ancora nell'ambito del calcio, ad esempio Marotta, di cui sei molto amico, giusto, Luciano? Sì, tra l'altro. Cioè, ci sono 2 problemi. Allora, Percassi è stato mio giocatore, Marotta è stato mio compagno all'Atalanta negli anni in cui lui era direttore generale e io ero direttore sportivo. Pensa quindi quanti anni. Veramente grandi amicizie. Pensa quanti anni nel calcio che bazzica questo signore. Un signore che io ho voluto sentire e disturbare proprio per, vabbè, lo disturbo perché è un mio carissimo amico e ho grande stima in lui, perché è una persona seria, uno dei dirigenti seri con cui ho avuto a che fare nella mia vita di giornalista e occupandomi anche di calcio. Quindi a lui ho fatto riferimento perché lui sa tanti segreti, lui conosce tante trattative, avete sentito, Marotta, Percassi, li frequenta da quando sono ragazzini, ancora adesso intrattiene rapporti, e allora a lui... Noi di Top Planet andiamo a chiedere a Luciano Passirani, Luciano, ci puoi dare qualche dettaglio in più sulla trattativa che riguarda questo giocatore? Che sì, ci puoi dire come sta la situazione? Perché so che questo giocatore
ha affascinato, si è innamorato Paratici di questo giocatore. Ci puoi dire qualcosa di più? Beh, direi proprio di sì. Guarda, io tra l'altro ho la grande fortuna, Marcello, di vederlo quasi tutte le mattine a fare colazione, vedi, evidentemente vedi, al bar dove vado io, vedi. Il viale che porta a Bergamo Alta. Quindi ne parliamo spessamente, anche perché io con lui parlo francese senza nessun problema. Lui abita nella stessa casa di Tramè e di Concò. Quindi ci vediamo spesso e proprio un mattino facciamo delle discussioni. Cioè, qui andiamo proprio sui particolari, cioè capite perché abbiamo sentito Passirani? Perché uno che addirittura sa dove abita, che frequentazioni ha, cioè, e quindi è per questo che lo sentiamo. Quindi, È un giocatore, adesso vengo nello specifico, Marcello, è un giocatore che nella quantità trova la qualità, ma una grandissima qualità. Paratici lo sta seguendo su, evidentemente, su quello che gli ha detto probabilmente il carissimo Marotta, che io sento spesso, anche perché mio figlio è appassionato di Juventus, viene spesso a Torino e viene spesso a parlare con Marotta per tanti altri motivi, essendo direttore di una grande azienda, quindi evidentemente Marotta lo conosce bene. A parte questo, ti devo dire che lui assolutamente, da quello che ho capito e da quello che ho parlato, ha grandissima voglia di venire alla Juventus, che è l'unica società, chiaramente, che mi sembra si stia informando più volte e c'è qualcosa di importante. Allora, lui adesso, chiaramente a gennaio, farà la Coppa d'Avorio. La Coppa d'Avorio, scusa. E niente, quindi l'Atalanta, evidentemente, cosa succede? Qui c'è Spinazzola, che è un giocatore ancora della Juventus, sì, che quest'anno terminerebbe chiaramente il fatto del prestito, che è per 2 anni. L'Atalanta chiaramente vuole 9 milioni più tutto Spinazzola e mi sembra che, da quello che so, che tutto sommato gli accordi ci siano già pressappoco senza grandi problemi. Il ragazzo, figurati, alla Juventus viene a piedi, evidentemente, è un ragazzo che ha una forza fisica notevole, ma che soprattutto trova nella quantità una grandissima qualità. Secondo me è un giocatore importante che servirebbe moltissimo alla Juventus, perché fa 2 o 3 ruoli, direi, può fare la fascia destra, la fascia sinistra, può fare il mediano vecchia maniera, ma soprattutto evidentemente è uno che attacca tutti nelle partite importanti. Questo effettivamente fa la differenza, perché effettivamente ha un fisico che, ti devo dire, è quasi un lottatore. Sì, è vero. Pensa che me ne parlava, proprio del fisico di Chessy, Walter Iacaccia. Sai che Walter Iacaccia è nel CDA della Provercelli. E lui mi ha detto, quando io l'ho visto nella Provercelli, giocava nel Cesena. Ma nel Cesena giocava centrale difensivo. Adesso è stato portato più avanti. Faceva difensore. Deve dire, come difensore, mi ha detto Walter, non mi aveva tanto entusiasmato, devo dire la verità. Mi aveva colpito però la sua forza fisica. Dice, lo vedi, è un pezzo di ragazzo incredibile. Proprio detto, è alto 1,90 circa, con un fisico direi addirittura pazzesco. Ti devo dire che lì la grande invece, voglio dire, allora, quando era Bergamo al settore giovanile, evidentemente, purtroppo l'allenatore della Primavera Bonaccina non lo vedeva di buon occhio. È stato mandato chiaramente a Cesena in prestito, evidentemente, e Drago, l'allenatore del Cesena, l'ha spostato, l'ha indirizzato su un ruolo molto importante, era quello del mediano o apertura del centrale, evidentemente, che però partiva poi per fare chiaramente tutto quello che poteva fare, evidentemente, nei raddoppi, nelle cose importanti e soprattutto nella grande forza e qualità. Quindi direi che è un giocatore che secondo me alla Juventus farebbe comodo, e ti devo dire che lui è entusiasta e alla mia domanda ben precisa, dicendo, ma in che squadra vorresti andare? Dico, la squadra che chiaramente vedrei volentieri, se effettivamente è vero che mi si sta interessando alla Juventus, chi non vorrebbe andare alla Juventus in questa maniera? Anche ecco, perché troverei chiaramente dello spazio, non subito, ma sicuramente sì. Senti, la Juventus in questo momento... Ecco, dici un attimo, la Juventus su questo gioco, che sta facendo? Tu, Marotta, che cosa ti ha detto? Marotta dice chiaramente che il giocatore gli interessa, che sta aspettando evidentemente,
che la cifra che vuole l'Atalanta è abbastanza normale, non è una grande cifra. Ripetiamo la cifra, Luciano, ripetiamo la cifra che vuole. 9 milioni, ma... 9 milioni più lascia Spinazzola chiaramente all'Atalanta, evidentemente. Quindi scusami Luciano, perché sono girate delle cifre in questi giorni intorno ai 20 milioni, No, assolutamente, io sono 9 milioni, guarda, 9 milioni più lascia Spinazzola che all'Atalanta, no. Queste sono le cifre che so io e ti devo dire che difficilmente sbaglio su queste cifre. L'Atalanta evidentemente in questo momento qui c'ha altri giocatori da impiegare, per esempio Grassi che è qui dal Napoli, potrei impiegarlo al posto di... A proposito, bravo Luciano che hai citato anche il Napoli, perché recentemente è uscita la notizia sul web che ci sarebbe già una prelazione del Napoli su Chessy nell'affare Grassi, è vero? No, assolutamente no, c'è una prelazione su Caldara sull'affare Grassi, il difensore centrale, evidentemente c'è una prelazione di Caldara sull'affare Grassi, non di Chessy, perché Chessy evidentemente è un giocatore che da quello che so io vuole assolutamente via da Bergamo venire alla Juventus, e il procuratore che è praticamente il cugino esatto di Dramé, che vedo anche questo quasi tutte le mattine perché vive lì a 50 metri a casa mia, effettivamente è quello che lo indirizza ed è l'uomo che parla spesso con Paratici e soprattutto con Marotta. Questo è quello che so. Quindi quando ti dico una cosa difficile. No, guarda, io mi ricorderò sempre di quando questo signore qua, Luciano Passirani, noi stavamo uscendo dal periodo quello post Ferrara, mi disse... noi stavamo cercando l'allenatore, no? Il nuovo allenatore, e tutti facevano un mucchio di nomi. Lui venne da me una sera e mi diceva: Marcello, ti dico subito, viene Del Neri. Io dico: ma no, Del Neri te lo dico, ero a cena l'altra sera insieme a Marotta, c'era arrivato anche Del Neri, abbiamo parlato di quello e Del Neri ha praticamente già accettato. Io gli dissi: ma dai, Luciano Passirani aveva centrato e arrivò effettivamente Del Neri, non è stato un grande regalo, però per dirvi quanto è preciso questo signore qui. No, beh, insomma, io quando tu sai che con te ho un rapporto che va oltre misura, ma soprattutto va oltre qualsiasi altra cosa. Ti ringrazio. Devo dire che quando ti dico una cosa è perché sì, la cosa non te la dico. No, guarda. Quella è vera. Poi ti ricordi cosa ti dissi di Padoin? Padoin già fatto, dici guarda Marcia, mi telefono. No, ma mi dicesti anche dell'altro difensore. L'esterno destro, che adesso chiaramente è a Sassuolo, no? Sì, perché come si chiama? Lirola. Adesso mi viene Peluso. Mi ricordo che era vacanze di Natale, mi chiama Passirani e mi dice: Peluso fatto. Dico, come? Lo scrivo, Peluso fa stato il primo a scriverlo e lui mi aveva dato ira, ti dice: guarda, l'ho chiuso oggi. Me l'aveva confermato lui stesso, parlando, siccome io ho un grande rapporto con tutti, evidentemente, perché lo sanno perfettamente gli anni che ho fatto all'Atalanta e sanno perfettamente che l'ho fatto né il procuratore né altre cose, quindi con me parlano tranquillamente, sanno perfettamente, penso di essere una persona seria. No, lo sei, quindi, sicuramente, ma poi conosci tante persone ormai nell'ambito del calcio, che quindi, poi Marotta, penso... ripeto, con Marotta sei molto amico. No, volevo dirti, Spinazzola, scusami, quanto verrebbe valutato quindi? 4 milioni. 4 milioni, ti spiego il motivo, perché Spinazzola è diventato importante perché l'ha avuto al settore giovanile Gasperini e lo considera molto, chiaramente lo vuole a tutti i costi Gasperini, che in questo momento qui lo ritiene un giocatore importante nella schematica della sua squadra. Quindi evidentemente sarebbero 9 milioni più 4 milioni di Spinazzola. Ecco, ricordo a chi si è messo adesso in contatto che stiamo parlando di Chessy. Passirani, che lo vede tutti i giorni, che parla con Marotta, eccetera, sta dicendo: guardate che le cifre che sono girate non sono vere. L'Atalanta vuole 9 milioni più Chessy, tutto. No, scusami, più Spinazzola. Tutto, perché Gasperini gli interessa quel giocatore. E quindi con quei 14 milioni ce la caveremo. Dici un'altra cosa, Luciano, ma la fanno, lo farebbero l'affare a gennaio già o lo rimandano a giugno? Ma io penso a gennaio perché intanto l'Atalanta lo perderebbe comunque per 2 mesi perché va alla Coppa d'Africa e quindi evidentemente la Juventus lo vorrebbe subito. Ti spiego anche la motivazione da quello che ho saputo, perché vorrebbe inserirlo, vorrebbe fargli vedere che maglia ha la Juventus, vorrebbe vedere come che tipo è chiaramente la società,
vorrebbe fargli imparare tante cose, in maniera che per giugno prossimo, al prossimo campionato, il ragazzo evidentemente sa tutto della Juventus, impara a sistemarsi, impara a mettere la cravatta, impara tante cose. La cravatta, sono... la cravatta, ci abbiamo qua un esperto di cravatte, il professor Paolo Bartinetti, lui sulle cravatte glielo fa lui il nodo. No, ma volevo dirti, scusami, però la Juventus, scusami, perde già Asamoah, Benatia e Lemina per la Coppa d'Africa, cioè va a comprarsi un giocatore che anche lui lo perde nella Coppa d'Africa? Ti spiego, però Marcello non viene a fare il titolare attualmente, viene per imparare a fare il titolare da giugno in poi, nel prossimo campionato. È il giocatore, questo non ha 20 anni, attenzione, ha 20 anni, 19 anni. Cioè voglio dire, è un giocatore che evidentemente ha una prospettiva e già davanti una carriera che secondo me è una delle più forti che ho visto negli ultimi tempi. Io lo conosco bene, ragazzi, lo vedo spesso, non solo chiaramente al bar, ma anche l'ho visto nelle partite. Guarda che questo è un giocatore che praticamente fa male, se gli picchi contro cadi per terra, E poi no, c'è qualità. No, questo è vero, questo si travolge un tiro, Poi c'è qualità, attenzione, questo c'è grande qualità, nella quantità trovo una qualità enorme. Luciano... è uno che attacca a tutti, non c'è niente da fare. Sì, l'abbiamo mette visto. In superiorità numerica chiaramente la squadra sempre. Senti Luciano, c'è il nostro ospite Nino Ori che ti vuole fare una domanda, vuole approfittartene per fare una domanda. Una domanda al volo, Luciano. Ci mancherebbe. Avendo lavorato per così tanti anni all'Atalanta, e avendo visto quindi passare, immagino, dai Morfeo ai Pazzini, ai Montolivo e anche agli ultimi invece talenti di questi anni, qual è il segreto del vivaio dell'Atalanta? Cioè, perché c'è questa continuità nello sfornare talenti? Io noto che gira e rigira due o tre talenti importanti, ogni 3-4 anni saltano fuori. Come mai? Ti spiego la motivazione. Perché io ho fatto 10 anni in settore giovanile prima di passare alla prima squadra, ho imparato tutto lì, quindi sono arrivato all'Atalanta a 22 anni e ho fatto 10 anni in settore giovanile, perché i genitori li portano volentieri, perché è una società seria, perché è un grande centro, ha grande possibilità e poi li fa andare avanti. Chiaramente un ragazzo che appena evidentemente arriva all'Atalanta, che ha qualità, questo poi va avanti e diventa chiaramente un giocatore vero, se ha delle qualità, ma all'Atalanta arrivano solo giocatori con qualità, attenzione. Senti, possiamo, ci potrebbero essere azioni di disturbo da parte di altre società per quello che riguarda Kessié o la Juve ormai è posizionata? No, non credo assolutamente, perché il ragazzo, da quello che so io, la Juve. Ha scelto la Juve evidentemente, e quindi non penso assolutamente. Vabbè, l'Atalanta ha 3-4 giocatori importanti, da Conti evidentemente, a Caldara, ma altri giocatori da piazzare, lo stesso Petagna, che sembra addirittura che lo voglia il Napoli, qualora non andasse in porto l'affare con Pavoletti, però sembra fatto ormai con Pavoletti. Però ci sono 4-5 giovani importanti. Allora, per Cassi, che poi evidentemente ho parlato con lui proprio di recente, mi diceva, scherzando, ho in mano 4 o 6 circolari, quindi vediamo un po' dove li devo mettere. Vabbè, quindi allora ti chiudo e ti lascio andare, ti ringrazio per questo collegamento che è preziosissimo e ti ringrazio. Percentuali, quindi, che arrivi a gennaio alla Juve Kessié, quante ne dai? Ma secondo me è 70%. Cosa c'è ancora? Per arrivare a quel 30 cosa manca? No, non lo so, se può capitare nel calcio, tu sai che può capitare di tutto, no? Ci sono qualsiasi cosa, però io so perfettamente che allora Gasperini non avrebbe chiaramente, lo lascerebbe tranquillamente venire via, perché ha Spinazzola da far giocare, perché ha Grassi da far giocare, quindi non c'è chiaramente da parte dell'allenatore nessun problema. La società percepisce una cifra. Beh, però io avevo saputo che Gasperini non volesse mollarlo, dicevo, se lo molliamo a giugno. No, ma sai, Gasperini fa l'allenatore, ma dopo per Cassi deve farla fare. Pensa ai soldi, certo. Va bene, Luciano, io ti abbraccio, tanto, scusami, ti ringrazio. Tanto la società quest'anno, l'Atalanta sta facendo un campionato di ritorno, si salva di sicuro. Il problema di percarsi dall'Atalanta è quello di salvarsi, non è quello di vincere il campionato. Ma quest'anno quindi, mi sa che va pure in Europa League se va avanti così. Speriamo. Va bene, grazie mille Luciano, grazie del tuo contributo, grazie. Sentiamo magari anche più avanti, così ci dai le ultime, grazie. Quando vuoi chiamami pure, sono disponibile per grazie tutto mille. Quello che so. Grazie mille Luciano, grazie. Ciao. Oh ragazzi, questo è uno scoop e ce l'abbiamo solo noi e sappiamo quindi esattamente qual è adesso la situazione, le cifre di
che essi, 70%, ci siamo quasi, stiamo per chiudere. Vado in pubblicità di corsa, abbiamo un pochettino allungato, però ne valeva proprio la pena. Un minuto e ritorniamo. Eccolo qua, allora, abbiamo parlato di Kessy, vi abbiamo dato praticamente delle notizie esclusive, perché di fatto Luciano Passirani ci ha detto esattamente come stanno le cose, no? Sì. Come va, come... no? Cioè, ci ha persino detto che lui va a prendere i caffè con Kessy, che ci va con che conosce il procuratore, che è il parente di Dramé, cugino di Dramé, insomma di tutto, quindi più dettagli di così non potevamo. Poi abbiamo una bella tradizione noi con l'Atalanta, no? Sì. Abbiamo una bella tradizione con l'Atalanta, senza andare troppo indietro, però insomma il più forte difensore della nostra storia viene da lì. 40 anni ormai, che, giusto? Sì, il più forte difensore della nostra storia venne da lì, e non solo lui, insomma, perché i giocatori che hanno fatto il giro Atalanta e Juventus ce ne sono stati tanti negli anni. Sì, ha sempre avuto davvero un gran vivaio comunque l'Atalanta, sì, evidentemente ci lavorano molto bene. E come diceva Luciano, è un piacere per le famiglie, evidentemente. E questo conta anche. Ma voi siete contenti che arriva questo giocatore? Avete sentito che ormai, cioè, i prezzi poi, vedi, meglio andare sempre alla fonte. Perché è girato sto prezzo di 20 milioni, eccetera, che non so nemmeno come cavolo è uscito, però abbiamo recepito questo, ve l'abbiamo dato. Però avete sentito Luciano Passirani, lui vi ha detto no, ne vogliono 9. Più Spinazzola. Più Spinazzola, valutato altri 5, 4-5, insomma con 14-15 milioni questo giocatore lo si prende. Ed è una trattativa che è quasi in conclusione. Sei contento, professore, che arriva questo giocatore? Ma la mia unica, ma neanche perplessità, cioè avere un altro giocatore di grande potenza fisica, fisicità, a centrocampo, bestione, va bene, 1,90, non so quanti chili è questa roba qui. Va benissimo, certo. Anche perché insomma Lemina chissà, Khedira chissà, quindi effettivamente reclutare uno con queste caratteristiche in vista della prossima stagione ancora, anche perché che sì, chissà non veniva bene chissà non veniva bene, quindi per cui sì, ma la perplessità è, poi c'è anche Sturaro. Allora, è vero, ne abbiamo bisogno. È vero che appunto avere dei dubbi, ma chi metto dentro, chi tengo fuori, è una benedizione, certo, per l'allenatore. Meglio averli, questi problemi. Non lo so, mi domando se invece questo ingresso, se ci sarà. Perché il 70% non è il 100%. Sì, vabbè, perché bisogna ancora ultimare qualcosa, no? Cioè, questo ingresso, se ci sarà, la domanda è, corrisponderà a un'uscita di qualcuno? Di chi? Abbiamo bisogno di centrocampisti e li facciamo fuori. No, beh, a centrocampo ci sono comunque delle eccedenze, nel senso che... Tipo? Hernandez sarebbe rimasto fuori dalla lista quest'estate qualora fosse arrivato Witzel l'ultimo giorno, per esempio, no? Per cui se adesso arriva qualcuno, mi viene da pensare che i primi indiziati a rimanere eventualmente fuori dalla lista possano essere Hernanes e ahimè anche quella Samoa, del quale purtroppo ormai i tempi di recupero credo che nemmeno l'astrologa qui riesca. Domani. Nemmeno lei possa riuscire a ipotizzare i tempi di recupero di Asamoah ormai, poveraccio. Quindi no, adesso a parte di scherzi, io mi auguro che Asamoah rientri e che rientri alla grande. Però comincio ad avere dei dubbi dopo più di 2 anni a questo punto, sì, ormai. Questo punto. È evidente che i primi indiziati possono essere loro. Non un caso Pepe, ma insomma. Ci siamo vicini. Se poi a questo aggiungiamo che anche Lemina e Sturaro fino ad oggi non è che abbiano convinto fino in fondo. Sono giocatori che ognuno per il suo verso, ognuno per le sue caratteristiche, stanno dando sicuramente, ma stanno forse dando un pelino meno di quanto non ci si aspetti da loro. Soprattutto Lemina. Soprattutto Lemina, esatto. Quindi mentre, che ne so, su Marchisio, Khedira, Pjanic, uno dice ok, quei tre lì sono quei tre lì e non si toccano. E però per le alternative, secondo me, i posti liberi ci sono in sostanza, perché non è detto che tutti quelli che sono attualmente rimangano. Allora, per quanto riguarda gli esuberi, o comunque i cambi, esce uno, entra uno, allora voi sapete che la Juve, oltre a Kessy,
sta andando su quest'altro giocatore che è Thomas Rincon. Ecco, se arrivasse Rincon, va via Hernanes. Eh beh, anche perché Hernanes... Genoa oltretutto. Quindi. No, ma poi tra l'altro, se Witzel avesse firmato, a Hernanes andava a Genoa. Certo. Quest'estate andava sicuro, erano già d'accordo. È rimasto perché è saltato Witzel. Il Genoa rimane interessato, lui al Genoa va volentieri, anche perché ha comprato la casa lì in Monferrato, dove c'ha la vigna, quindi sarebbe anche vicino alle vigne, che vuole fare il vino adesso Hernanes. Comprerà il vino del Hernanes. Dipende, se è buono se sì, buono, se però buono. Bisogna che sia buono. E quindi ci sarebbe, esce Hernanes, entra Rincon. Su Kessi non so se esce Asamoah o esce, chi era l'altro che avete detto? Potrebbe essere Lemina, potrebbe essere Lemina, che no. So. Lemina no. Potrebbe Lemina essere che so, domani. A priori. Domani, per esempio, rientra. Domani per dire, nel senso che rientrerà fra un mese rientra Mandragora. Magari decidiamo di darlo in prestito. Non lo so. Non siccome. Lo so. Io mi auguro che Mandragora sia uno di quelli su cui viene costruito il futuro. Adesso te ne dico un'altra. Siccome per questo signore qua gira di nuovo la cifra che girava per Kessi, poi bisognerà sicuramente andare a verificare, chiederebbero 20 milioni. 10 di cui 20 milioni. Eh? 20 milioni. Fanno ancora? Eh? 20 milioni. No, no, che sono esagerati. Dici? 10 li coprirebbero con Hernanes, gli altri 10 bisognerebbe darglieli cash. Secondo me Paratici 20 milioni per Rincon non glieli dà. E allora cosa avrebbero proposto? Sentite, Hernanes tutto, prestito fino a giugno di Mandragora, che ha già giocato nel Genoa. Dice, visto che lo conoscete, ve lo prestiamo al posto, così prestiamo. Almeno prestiamo Mandragora. Che dici? Che dite? Che ci può anche stare. O volete vederlo alla Juve, Mandragora? No, io Mandragora la Juve lo voglio vedere assolutamente, ma è ovvio che sarà la prossima la stagione, sì, nella quale lo vedremo, su quello non ci sono dubbi. Magari lo vediamo qualche volta in campo, ma cambia poco in sostanza. Mi lascia abbastanza perplesso la questione Rincon, perché non mi sembra che sia mai stato uno di quei giocatori che ci abbiano fatto. E Mandragora, guarda, sognare, già con la diciamo maglia, così. Perché l'ha già vestita. Ha esordito proprio contro di noi. Ha esordito proprio contro di noi. E una delle proposte è, sentite, siccome questo ragazzo è reduce da questo infortunio, soprattutto questa operazione al piede, allora cominciamo a rivederlo in campo con continuità in questi 4, 5, 6 mesi che restano poi di stagione col Genoa, una squadra che conosce, una società che conosce, e a giugno ce lo riprendiamo, inizia tutta la stagione poi con Allegri. È un'idea, è un'ipotesi, non è che facciamo così, però è un'idea. Poi per quanto riguarda invece Kessi, vi dico subito che la persona che si è innamorata di più di Kessi in questo momento è lui. Lui è andato a vederlo più volte, è proprio innamorato, dice, lo sta facendo impazzire e lo vuole a tutti i costi, quindi è vero 70%, ma questo signore qua farà di tutto per chiuderlo, perché sa che è un giocatore troppo interessante, è giocatore, però avete sentito Passirani che ci dice vuole la Juve, lui se deve scegliere vuole la Juve. Molto bene. Bene, no? Molto sì, bene. Certo. No? Guardate i messaggi, subito, se vi arriva Kessi, Gabriele da Livorno... Ha scritto Rincon. No, Gabriele da Livorno dice, Marcello, lo scarso Paratici ha messo a segno un altro colpo alla 90. Fossero tutti scarsi così. Già. Visto che ci arrivano le mail dicendo non è capace. Immediatamente, adesso ripetiamo, momento 70%, e tra l'altro però sarebbe un buon prezzo. Perché così 9 per Spinazzola, sì, mi sembra una trattativa che si può fare, 20 milioni mi sembrava un po' esagerato, no? Adesso, no, è troppo esagerato. No, dai, non, bene che non un po' è esagerato. Un ragazzo giovane, però è il primo anno che gli vediamo fare bene. Poi l'esperto di calcio capisce subito se è un fuoco di paglia o se le qualità le ha. Lui le qualità sta dimostrando di avercele. 20 milioni fosse Rincon, allora sì. Ma dai, Rincon. Ma su, dai. Vabbè, no, niente, non dico più niente. Vabbè, di che si abbiamo parlato. Pubblicità, l'anticipo adesso perché devo recuperare 2 minuti. Leggera pubblicità, forse c'è il tempo per una sigaretta per Nino Ori, che se no va in... I 20 milioni per Rincon mi hanno... Va in su iperstimolazione. E i 20 milioni, quelle sono i 20 milioni di Rincon. 3 minuti, torniamo subito qua. C'è la lettera a Tavecchio dal professore, ma poi ci sono anche tantissime altre cose di cui dobbiamo ancora parlare.
Rieccocelo in diretta. Allora, abbiamo avuto le ultime notizie sul fronte Atalanta-Bergamo da Luciano Passirani riguardante appunto Chessy. I nostri amici subito sul tema: se Chessy deve andare via oltre un mese per la Coppa d'Africa, penso che la Juve lo prenderà a giugno, ci serve un giocatore disponibile da gennaio a maggio. Questo è Roberto da Mola. Però Roberto, mi sembra che l'ha spiegato Passirani, dice no, loro lo prenderebbero subito perché vogliono che anche quando torna dall'Africa incomincia ad abituarsi a indossare la maglia della Juve, a capire cos'è la Juve, a stare in mezzo a compagni che giocano nella Juve e incomincia a pensare da Juve. Esatto, ecco. Che è la cosa più importante. Quindi ecco perché, perché lo anticiperebbero comunque anche se va a giocare la Coppa d'Africa. E poi comunque, vabbè, la Coppa d'Africa non è che dura... Tra l'altro, voglio cominciare. Adesso vado a vedere la Coppa d'Africa inizia. Vado a vedere le date. Inizia nella seconda metà di gennaio e finisce il 12 di febbraio. Adesso vado a vedere esattamente le date. Leggo ancora un paio di mail. Tutti fortissimi i giovani che vuole la Juve. Adesso Chessy. Poi arrivano e il signor Allegri li fa marcire in panchina. Bravo, questo è il pensiero di Fulvio. E chi è che è marcito in panchina? Piazza. Piazza ha giocato 5-10 minuti, poi se sei fortunato non è che possa più giocare. Tra l'altro dice senza nemmeno giocare. No, perché sono le stesse cose che si dicevano due anni fa di Morata, e poi Morata alla fine ha giocato, a parer mio, troppo rispetto a quello che ha dato, ma vabbè, non importa. Lo dicevano lo scorso anno di Dybala, l'hanno detto due anni fa di Coman, l'hanno detto all'inizio di quest'anno anche appunto di Piazza, eccetera. Poi Piazza purtroppo si è infortunato. I giocatori vanno inseriti con calma. Stavo andando a vedere le date della Coppa d'Africa. Inizia il 15 gennaio o giù di lì. Dal 14 gennaio al 12 febbraio in Gabon. Tu devi fidarti, lo sai che quando... In Gabon, praticamente a casa di Lemina. A casa di Lemina. Sì. In Gabon. Tanto ha segnato l'altra sera con le isole, contro le isole Comore. Comore, che non sapevo manco esistessero io fra l'altro. Non sapevo manco avessero una nazionale. Più che altro. C'è sempre da dire però una cosa a proposito di questa Coppa d'Africa. È che sono davvero tanti i giocatori di tutte le squadre, non solo di quelle italiane, che tornano dalla Coppa d'Africa e poi finisce a metà febbraio e fino a metà marzo è come non ci fossero. C'è un motivo. C'è un motivo. Là vanno a fare sostanzialmente, non dico vacanza, ma quasi. Nel senso che... Stravizi, diciamo così. Sì, no, io ricorderò sempre a Samoa, a parte che ha dato tutto, torna un altro uomo. Cosa ti hanno fatto lì? Cosa ti hanno fatto? Io più che altro io mi chiedevo se fosse ancora lui quello che ha tornato, se non ce n'avessero mandato un altro. C'era ancora lui. Ciao Marcello Ospiti, perché si attende per Ken? Non capisco questa politica, nel senso che poi andiamo all'estero per comprare i giovani. Beh, andiamo a Bergamo, non è che andiamo all'estero. Esempio Goretzka, 21 anni, quest'anno già nazionale, l'anno scorso Draxler, anche lui nazionale 23 anni. Dice, ma come, ci chiede Fabrizio, i giovani, noi... li andiamo cercando, li andiamo a prendere, magari li alleviamo anche, tipo Ken, però gli altri li fanno giocare già in nazionale, noi per farli esordire. Ma Ken ha 17, non 23 16, di anni. 16. Sì, quasi 16. Un 2000. No, non 23. È un 2000, deve compiere. No, ma poi chiediamo al nostro amico se Ken avrebbe dovuto giocare al posto di Higuain o di Mandžukić. Perché quello è il ruolo di Ken, non è una mezzala, non è un trequartista, non è un'ala, è un centravanti. Già abbiamo avuto casino per il fatto che ci sono rimasti due centravanti e abbiamo dovuto far giocare loro insieme, che è una coppia un po' strana, no? Diciamoci la verità, Higuain-Mandžukić. Nel senso che Higuain non fa più l'Higuain, Mandžukić non fa nemmeno il Mandžukić in realtà, no? Higuain sta facendo quello che faceva Dybala lo scorso anno accanto a Mandžukić in realtà, in queste ultime partite perlomeno. Quindi Ken lo mettevamo dove? A fare che? Cioè, se può servire, adesso per esempio sabato sera contro il Pescara, se può servire a far rifiatare qualcuno che magari ha fatto un viaggio intercontinentale, fra parentesi io non so, arrivano stasera i tre sudamericani? No, sono già lì. Sono già arrivati? Allora, Cuadrado e Higuain sono già lì, che si sono già allenati oggi, tra l'altro Higuain dice che aveva un altro umore e Cuadrado già correvano, già facevano. Benissimo, benissimo. E allora può servire che magari... Dani Alves in permesso. E lui ogni tanto un permesso in più lo prende. Sarebbe dovuto andare a cantare la ma è giusto, ma è giusto. C'aveva una ciurrascheria dove c'aveva degli amici. Se può servire Ken a far prendere una mezz'ora di riposo a Mandžukić o a Higuain nella partita di sabato sera, ben venga Ken, assolutamente. Sì, anche perché abbiamo solo loro in questo momento davanti, Professore, lei si aspetta che sabato sera lei lì. Ma lì con suo figlio? No. Ma non andate mai? No, non sempre. Non sempre.
No, soprattutto, soprattutto quando è serale. Sei abbonato? No, non è abbonato. No, io le prendo di volta. Devo dire, dovessi di scommettere, io non scommetto, ma dovessi, beh, c'è una possibilità che lo faccia entrare, se tutto va bene, se il gioco, se il risultato è assicurato, che lo faccia entrare magari 20 minuti. Ma... Sì. Credo. Ma tanti vogliono vederlo, vogliono vederlo in campo. Non so, ma poi tanti vogliono vedere in campo Higuain, c'è gente che dice ma come Higuain non lo facciamo giocare perché per due partite non è partito titolare, no? Mi sembra che fino ad oggi in due partite non sia partito titolare. Ma è quella là famosa di San Siro che tutti appunto, ci sono cioè, disperati. Mettiamoci d'accordo, avevano anche ragione, mettiamoci che, d'accordo nel senso Higuain. Che non possiamo giocare in 18, 11 ne posso mettere in campo, dice Max. 11 ne posso mettere in campo e 3 possono entrare nel secondo tempo o anche nel primo, qualora sia necessario, ma finiti i 14 non è che ne posso mettere altri, non è che posso mettere tutti gli attaccanti o tutti i difensori o tutti i centrocampisti. E perché non gioca mai questo? E perché non gioca mai quell'altro? E perché si gioca in 11? Le regole sono quelle. Un po' di SMS anche, ditemi che non è vero, scambio Piazza Keita. Non è vero. Te l'abbiamo detto. Con il Pescara non solo mi aspetto una goleada, ma anche che la squadra giochi bene, altrimenti mister Acciuga farebbe bene. Farebbe bene a tornare a Cagliari fino alla fine. Io mi aspetto una vittoria, non me ne frega niente né della goleada né del gioco. Sul bel io gioco adesso andiamo a vedere cosa ha detto Bonucci. C'è il professore che deve dire una cosa, me l'ha detto già dall'inizio, voglio dire una cosa sul bel gioco. Ciao a tutti, pensate che contro il Pescara un 3-4-3 con Higuain, Marione e Kane in avanti sia una bestemmia? Andrea? Bestemmia? Andrea, sta bestemmiando? No, diciamo che forse io preferirei metterci Cuadrado a destra, ma per un motivo, come dire, legato al fatto che Cuadrado, se è necessario, gioca anche la nostra metà campo senza problemi, insomma, altro mi dà più garanzie da questo punto di vista. Però è chiaro che se giochi contro una squadra come il Pescara, che è una, credo che forse gli unici punti, o quasi, la maggior parte dei suoi punti li abbia fatti a tavolino quest'anno. Sì. E quindi è chiaro che non è lo squadrone, ci potrebbe anche stare, ma attenzione che sono queste le partite che bisogna vincere per forza. Sì, queste ve l'ha detta anche Rugani. Sono le partite più insidiose queste qui, dove parti strafavorito, dove devi fare la goleada. Ecco, non pensiamo alla goleada, pensiamo a vincere la partita, che poi magari la goleada arriva lo stesso, perché contro il Sassuolo non pensavamo alla goleada, contro l'Empoli non pensavamo alla goleada. Contro il Cagliari non pensavamo alla goleada, però le abbiamo fatte, ma nemmeno a Zagabria, pensavamo alla goleada. L'importante secondo me è partire per vincere la partita, quindi non commettere errori, non pensare a Siviglia, essere determinati, giusto e via. Buonasera Marcello, una domanda: è vero l'interesse della Juve per Depay? Potrebbe arrivare già a gennaio. Dario da San Felice Circeo. A me mi sembra che sia più uno scaricamento di Mourinho o Depay che un vero interesse da parte della Juventus. Buonasera a tutti, ma vorrei capire una cosa: qual è lo scopo di tutto questo cancan sul presunto sovrappeso di Higuain? Destabilizzare. Ti sei dato anche la risposta, assolutamente sì. No, poi tra l'altro io quello che non capisco di Higuain, come si possa in Argentina fischiare un giocatore come Higuain. Cioè Higuain è un giocatore incredibile. Cioè magari non sta girando perché in quel momento non girava tutta la nazionale, però adesso dire che è meglio Pratto di Higuain, hanno la stessa età quasi praticamente, ma Higuain ha una storia dietro, Pratto che cosa, nulla. Pratto è il ragazzo di casa, come si dice quando si parla di ciclisti, e quindi perché quello dove è nato, e quindi no, ma proprio in senso stretto. Ma non te lo ricordi a Genova? No, ma dico il motivo passato, non l'abbiamo manco visto. Sì, ma il motivo per cui rincollo vediamo, Pratto vero, non me lo vero. Ricordo. Beh, c'è un aspetto però secondo me che va considerato. Io ho visto Brasile-Argentina, non ho visto la partita successiva. Brasile-Argentina, non solo Higuain, ma anche Messi e persino lo stesso Di Maria avranno toccato 4 palloni in tutta la partita. Ma perché il Brasile ha giocato enormemente meglio dell'Argentina e gli ha impedito di costruire il gioco. Sì. Allora, se non ti arriva un pallone e tu sei un centravanti, è difficile che tu possa fare bella figura. Higuain contro il Brasile ha fatto la stessa figura che ha fatto Messi, assolutamente identica. Non hanno visto una palla per tutta la partita. È andata così. Sì, però mettere in discussione, come sono messo in discussione questo per adesso, non lo faccio perché adesso dico la Juventus lo difendere per forza, perché cioè io lo ammiravo già al Napoli, gliel'ho invidiato per tutti i 2 anni che c'è stato, perché veramente era una roba
sensazionale. Viene da noi, non è che diventa improvvisamente un brocco, dai, ma non ci crederò mai. Per me è stato grande al Real Madrid, anche se non giocava titolare, grande al Napoli dove ha fatto la prima punta, l'ha fatta la grandissima, e secondo me alla Juventus farà grandissime cose. Beh, e ancora compie, tutti a dire c'ha 28 anni, compie a dicembre 29 anni, sì, esatto. Punto. Cioè, fra un mese, ne ha 28. Fra un mese compie 29 anni. E comunque questo deludente giocatore fino ad ora ha segnato 9 gol, 7 in campionato, 2 Champions League. Mi sembra che qualche gol comunque già lo abbia fatto. Presumibilmente con questa media chiuderebbe in campionato con 25 gol giù di lì e in Champions League con 6 o 7. Quindi una trentina di gol nell'arco della stagione. Oddio, abbiamo avuto di peggio nella Juve. Poi c'è chi è invece ottimista come Max da Milano che ci dice a Siviglia vedrete che vinceremo con un gol di Higuaín. Lo dico oggi e andrà così. E col Pescara fa tripletta. Pensa che l'ho pronosticato anch'io su un better. Ho fatto un video in cui ho detto non ne devi fare uno. Rivolgendomi a lui, perché lui viene spesso a trovarci, certo. Nel silenzio, ma è lì. Dico, perché finito l'allenamento viene subito qua perché si diverte. E tu non ne devi fare uno, neanche due, ma tre col Pescara. Con tutto il rispetto del Pescara, non è che. Ecco, a proposito di Pescara. Chi siamo noi per opporci? Non mi farebbe piacere? Farebbe piacere a tutti. Noi ci associamo. Top game con la partita Juve Pescara, quando la fate Alessandro Juventino? L'abbiamo giocata, ve la diamo domani alle 5. Alle ore 17 Juve Pescara. Vi dico solo il risultato sorpresa. Non dico nient'altro. Aia. Ci sentiamo uno da casa? Adesso vedete, metto giù così. Il primo che arriva, eccolo qua, quello fortunato. Pronto? Pronto? Buongiorno. Chi sei? Nome e luogo? Antonio. Sì? Antonio da Torino. Ciao Antonio. Allora, dici Antonio. Allora, praticamente la Juve non è in discussione. Praticamente serve solo un buon centrocampista, tutto il resto va tutto bene, è inutile lasciarci la testa perché abbiamo visto l'anno scorso la preparazione è stata quello che ci ha causato il 12° posto. Allegri all'inizio Antonio in gamba, meglio di Conte secondo me, perché trasforma la Juve in Europa quello che non ha fatto Conte, e la preparazione, l'affaticamento adesso si sente nelle gambe, ma a marzo vedremo. Io sono sicuro che vinciamo sta benedetta coppa. Vabbè, scusami, comunque 12 punti completo. Antonio, ascolta, Antonio, dimmi. Tu dicevi 12 punti all'inizio, la preparazione ci costò 12 punti nei primi due mesi, poi dopo abbiamo recuperato, certo. Dopo abbiamo recuperato in campionato l'anno scorso. Senti, di centrocampista, tu dice ne basta uno, chi vorresti tu? Un centrocampista con le palle tipo la Vidal, che Vidal sappiamo era un grandissimo centrocampista. Quindi un mastino, tu vorresti un mastino di centrocampo? Sì, ci vuole quello. Un Benetti della situazione. Benetti non c'è, però dico Rincon del Genoa? Io ti sto dicendo i nomi che stiamo trattando. No, non ti piace. Rincon del Genoa? Potrebbe. E Chessi? Chessi, ti piace Chessi? Mi piaceva, sai chi mi piaceva? Quello del francese che ha giocato uno stupendo campionato europeo. Chi è? Chi è? Matuidi? Quello che ha fatto le scarpe a... Sissoko! Sissoko! Ecco, bravo. Sissoko. Ma mi sembra che sia rimasto a Newcastle, se non vado errato. Secondo me forse non dice Sissoko, ma l'altro, quello che segnò nelle prime partite, ad ogni partita. Non è lui. No, lui si fa riferimento a Sissoko. Grazie Antonio! Ciao, buona serata, siete fenomenali. Ciao, grazie mille anche a te. Lui si riferiva a Sissoko. Io pensavo Payet. Sì, ma è più punta. Centrocampista. Quasi trequartista. Sissoko, che lui disse a sorpresa stupì tutti e fece anche le scarpe a Pogba, no? In quel frangio, sì, perché fece un campionato migliore. Sissoko, però Sissoko, il Newcastle, per Sissoko chiede 30 milioni.
No, ma poi appunto... Cioè... Quando puoi avere Rincon per 20... No, sognare è legittimo, io però... Questo shock non lo supererò, questo shock non lo supererò, io ve lo dico. Cioè, Rincon 20... Io questo shock non lo supero. Vado sull'argomento che lei voleva parlare, professore, eccolo qua, glielo metto, Bonucci, gioco... Conta vincere, oh. E poi dice, vado nel dettaglio, dice di certo quest'anno stiamo incontrando qualche difficoltà sul piano del gioco, abbiamo vinto partite che non meritavamo, ma fin quando arrivano le vittorie va tutto bene. Lei condivide questo ragionamento? Per forza che di condivido. Bonucci? Per forza, condivido per forza. E poi rispetto, adesso a parte il caso dell'anno scorso che è l'eccezione, è un'eccezione assoluta, lasciamo perdere, però... mi ricordo che sin dagli inizi, questa è una storia lunga, sin dagli inizi di questo millennio, le squadre, vuoi schierate da Ancelotti, vuoi dopo da Capello, partivano sempre con un girone di andata formidabile, fenomenale, dopodiché avevano il girone di ritorno. Il famoso inverno in bianco-nero, sì. Che poi si riprendeva a primavera. No? Esatto, e poi avevano un girone di ritorno sempre difficoltoso, non solo, ma poi pensiamo ad esempio una Juve fortissima come quella di Capello, che per di più, arrivati in un caso a fine marzo, in un altro caso a fine marzo, inizio aprile, ai quarti di finale andò fuori. Con niente meno che l'Everton. Pareggiando, Liverpool. Una volta Liverpool, Arsenal, Liverpool, sì. Arsenal e Liverpool, le due inglesi, pareggiando 0-0 in casa perché non ce la facevano più di tanto. Quindi, come dire, il fatto di non avere una partenza sparata non è affatto uno svantaggio, tanto più se con una partenza così, come dice Bonucci, vincendo magari là dove forse era più giusto pareggiare, ti trovi in testa con 4 punti di vantaggio sulla seconda, per cui no, ma a volte non capisco i messaggi, no? Alcune volte c'è qualcuno che poi non si firma, svegliatevi Marotte, parlateci dei Pai e Chessi, l'avevano già notato prima di voi, fatevi un giro fuori sede, no Rincon, ci vuole un day. Ma cioè, ma, guarda che noi non è che ci siamo svegliati ora come pensi te, cioè noi ci arrivano le notizie, sapevamo che appunto Paratici e Marotta stavano lavorando su Chessi, siamo andati ad approfondire la pista Chessi. Cioè, ma non capisco, a volte qualcuno di voi è veramente originale. Però ci vuole un nuovo Davis, mi piace. Ci vuole un nuovo Davis. E non Rincon, dice. Su questo invece possiamo discutere con il nostro amico. Ci vuole un nuovo Davis, affermazione mi piace. Però, è lo stesso ragionamento del telespettatore di prima quando dice... Sì, in centrocampo con un mastino. Con un mastino. Che però è la definizione è di che sì. Eh sì, perché è un mastino. Alla fine sì. Perché è un mastino. Poi c'è un nostro amico che dice Stefano da Cassinetta di Lugagnano, provincia di Milano, dice che lui ha fatto un sogno. Io ho sognato già la partita di Champions di mercoledì. Siviglia-Juve finisce 3-1 per noi. Molto lui bene. Se l'è sognato. Io ricorderò sempre che c'è un telespettatore che si è sognato che Hernanes fa un gol in finale di Champions, ce la fa vincere. Mi telefonò, guardate che io ho sognato. Speriamo che il sogno del nostro amico di Stefano da Cassinetta di Lugagnano sia vero, perché sarebbe bello. Io l'ho sempre detto della peperonata di sera. La peperonata di sera è dura da vincere. È quello che sogna anche il presidente del Lione, che infatti ha detto che tiferà, sì, si capisce. Perché dice il nostro destino purtroppo non è più nelle nostre mani, quindi tifo Juventus. Devo andare in pubblicità. Un minuto e poi telefonate. Ho promesso i telefoni ed eccolo qua il telefono. Pronto? Pronto? Marcello! Chi è? Marcello, sono il missionario, tuo fratello Luigi! Eccolo lì! Eccolo qua! Marcello, come stai? Sto bene, tu come stai, fratello Luigi? Io, Marcello, sto bene, ma sto ma male! Ma quanti anni hai, fratello Luigi? Fratello Luigi, quanti anni hai? Io ne faccio domani 42 se Dio vuole. Oh, sei giovanissimo. Oh, Luigi, sei giovanissimo, Luigi. Io amo la Juve più di ogni cosa al mondo, fratello Marcello. E quindi cosa volevi dirci, fratello Luigi? Io voglio dire una cosa. Sì. Marcello, però voglio una tua risposta sincera. Sì. Abbiamo in 2 anni cambiato Pirlo, Vital, Lorenzo, Pogba, Pogba,
Ma Rosta, ti ricordi il grande Giovanni Trapattoni quando parlava di zoccolo duro? Abbiamo distrutto il zoccolo duro della Juventus, e quando una società non viene degli errori che fa, è grave la situazione, perché io ti dico una cosa, la Juventus come società non deve fare contratti come Marotta, non deve fare contratti come Pogba. La Juventus deve fare solamente contratti per costruire lo zoccolo duro, e poi soprattutto una cosa, grande fratello Marcello, non andare a regalare Vital, Coman al Bayern. Marcello, in questa maniera non vinceremo mai la Coppa Italia. Ma la domanda, scusami, Luigi, fratello Luigi, missionario bianconero, la domanda esatta a cui vuoi che io e i miei ospiti ti rispondiamo, qual è? Marcello, non è finito, se mi fai parlare un attimino. È un'ora che parli, però. Ti dico un'altra cosa. Attenzione a quello che sto dicendo, Marcello. Dybala è venduto già. Ce l'hanno dato al Barcellona e lo hanno sostituito con Piazza. Perché allora l'acquisto di Piazza non ha senso. Io con quei soldi andavo a prendere un centrocampista fortissimo. Marcello, questo significa che la società non sta mai. La domanda di Luigi il missionario qual è? Mi hai detto devi rispondere con sincerità. Qual è la domanda? Io la domanda che faccio è che Andrea Agnelli deve amare i tifosi. E che domanda è? Vabbè, Luigi, che domanda è? Io pensavo una domanda col punto interrogativo. Non c'è, qui abbiamo un professore, non è la che... domanda io la domanda che... Vai. Marcello, io la domanda che faccio è una sola. Secondo voi... queste società italiane, parlando di tutto il livello calcio italiano, stanno facendo il bene del calcio italiano o stanno facendo il conto delle sue tasche? Va bene, questa è la domanda di Luigi, però mi sembrava che ha fatto la presa lontanina, ha fatto poi una domanda generica, però la cosa su cui è andato Luigi è si svende il centrocampo, tutto lo zoccolo duro è stato svenduto. Lo zoccolo duro. Buffon, Barzagli, Bonucci, no, lui intendeva il centrocampo, no, lui il centrocampo. Scusa, centrocampo. Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Marchisio. Lo zoccolo duro quello è, sì, perché ed è ancora lì. Perché noi intendiamo lo zoccolo duro con i senatori, lui invece lo intende come i giocatori forti che avevamo. Diceva perché sei andato a vendere? A svendere poi. Allora, perfetto. Vidal e Coman, hai fatto fuori Pirlo, perfetto. Hai fatto fuori Pirlo. C'aveva 37 anni, che dobbiamo fargli fare la pensione a Pirlo? Com'è? L'ha detto lui, che dobbiamo fargli fare la pensione? Detto io. Ho capito, ma il missionario quindi, ha perso di vista dicendo, qualcosa. Non si fa, avete già venduto Dybala per prendere Piazza, non si fanno queste cose. E Pogba l'hanno venduto solo per 100 milioni. Io consiglierei al missionario di occuparsi delle anime delle quali si deve occupare. Missionario juventino. Fra l'altro, cioè Vidal andava venduto un anno prima di quando è stato venduto e non per motivi calcistici. Credo che l'abbiamo già detto 8.000 volte, signori. A Torino noi ci siamo e sappiamo che cosa faceva Vidal a Torino. Poi non entriamo nei particolari, perché non ci interessa entrare nei particolari. Vidal non faceva vita da atleta. Aver ricavato 40 milioni da uno come Vidal, perché 37 più 3 di bonus sono 40 milioni, è una cifra impressionante. Così come una cifra impressionante aver ricavato 105 milioni da Pogba. Così come è estremamente importante che Pirlo sia andato a passare la sua pensione in America. Ma l'ha voluto andare lui. Ma scusate, in America qualcuno sa che cosa sta facendo Pirlo nell'anno e mezzo da che è negli Stati Uniti? Ha segnato una rete in un anno e mezzo. La scorsa settimana hanno preso tre pappine dalla squadra di Giovinco, gliele ha segnati tutti e tre Giovinco. Giovinco che è nelle finali di East. Tra parentesi. Conference. Quindi Pirlo era un giocatore che, secondo i tifosi juventini, la carriera l'aveva finita quando è venuto da noi, se vi ricordate. Sondaggio sul forum più importante del tifo bianconero. No, su Vecchia Signora. Vecchia Signora. Su Vecchia Signora. Salutiamo gli amici di Vecchia Signora. La Juventus fa bene a prendere Pirlo o farebbe meglio a tenere Aquilani? 98% dei tifosi juventini votò Aquilani.
Robe da quindi matti. Pirlo era già cadavere allora per i tifosi juventini, ha fatto 4 anni straordinari da noi, anzi ne ha fatto 3 straordinari e 1 normale, perché l'ultimo anno di Pirlo è stato un anno normale da giocatore normale, ma da giocatore normale Pirlo non serve, da giocatore normale è meglio Marchisio in quel ruolo. Quindi giustamente abbiamo lasciato che Pirlo andasse a farsi riempire di quattrini in America, beato lui, beato lui. Ha voluto andarci lui. Gli altri problemi quali sono? Llorente faceva parte dello zoccolo duro della Juventus, Llorente, su via, siamo seri. Dai. No, ma anche sta cosa Dybala già venduto, abbiamo preso Piazza per sostituire Dybala, ma sono tutte congetture però, Luigi Missionario Bianconero, due le visioni, vedi Dio, la Madonna e vedi anche e queste cose, professore, no, abbiamo smantellato lo zoccolo duro del centrocampo. No, io voglio... Non l'abbiamo sostituito adeguatamente. È una cosa che però non dice solo Luigi. Appunto. Devo dire che tanti mi dicono avevamo uno dei centrocampi più forti d'Europa, adesso siamo modesti. Certo, ma anche quando avevamo Furino e Benetti avevamo un centrocampo della Madonna, ma mo sono vecchi, cioè capiamoci. No, quello... Il passato è passato. Quello che credo di capire. Dico che c'è gente che gli piace rincolle. Mamma mia. Sono contento. No? Quello che dico, allora, se il 98% dice Aquilani invece di Pirlo, mi viene a pensare che il 98% di chi frequentava quel sito avesse mangiato e bevuto troppo, perché poi di tutti Aquilani, insomma, lasciamo perdere. Che non era manco nostro, era pure in prestito, sì, ed era uno, tipo del Liverpool, sì, mi sbaglio. Sì, arrivava da lì ed era un tifoso romanista, uno che a proposito delle cose... non in campo ma ecco, fuori, lasciamo stare. Che diceva oh che me frega a me, esatto io sono da Roma, per cui figuriamoci. No, però uno dice avevamo un centrocampo dove c'erano Vidal, Pirlo e Pogba, abbiamo adesso un centrocampo di uguale valore, capacità ed efficacia? E questa è la domanda che fanno, cioè, perché è ovvio che appunto esempio della partenza di Vidal, sapete chi più di tutti era felice a Torino? La Digos. Ah, sì, era molto impegnata. Sì, perché era molto impegnata con tutti. Cioè, però io ho sempre amato e continuo a amare. Ma l'abbiamo svenduto Vidal per 37 milioni più 3. 40 milioni. Figuriamo. 40 milioni, alla faccia dello svenduto. Quindi, alla faccia dello svenduto. Pirlo, giustamente. Sembrava anche di più di 40. No, 37 più 3. 37 poi più 3, Pirlo, diciamo, giustamente, ha rinato, seconda giovinezza, l'ha fatto qui. Poi gli anni passano e già, appunto, come dicevi tu, nell'ultimo campionato aveva fatto bene. Ma un conto è far bene, un conto è essere Pirlo. Un conto è far bene, un conto è essere Pirlo. In quanto a Pogba, mi sembra che la cifra parli da sola. Devo dire però una cosa buffa, una mia sensazione, non so perché, vediamo se me la spiegate voi. Se io vedo una partita della nazionale cilena, sono contento mette se... Mette la cravatta quando... No, son contento se Vidal fa bene e se magari addirittura fa gol. E Isla, no? Ho visto, e anche Isla, anche perché poi lì è stato molto gentile con mio figlio al ristorante pizzeria dove andava spesso. Lì andavano. Gli ho offerto la pizza? No, lì andavano Samoa e Isla, perché sì, dai tempi dell'Udinese. E quindi anch'io spesso vado in quel ristorante pizzeria lì, e insomma, vabbè. Ma che parte, dov'è? Che dov'è? È praticamente Piazza Solferino. E anche Llorente, andava lì. Anche lui. E infatti della sicurezza al centro... Cos'è, i Borboni? No, non è importante. Infatti della sicurezza al 100% che Llorente andava via, è arrivata da lì, perché disse, no, perché ha già fatto le valigie, ha sbaraccato tutto e quindi di sicuro va. Ma comunque, per finire, se vedo Vidal, sono contento se va bene. Ho visto la nazionale francese. E di Pogba, non te ne poteva. No, che Pogba, me la spiegate questa cosa qui? Perché? Se Pogba non faceva bene, non mi dispiaceva affatto. Perché? Io credo che ci sia un motivo. Adesso, a parte gli scherzi, a parte le battute e le esagerazioni, no? Credo che Pogba non abbia lasciato, non il Pogba in campo, attenzione, Pogba in campo è stato un giocatore, da noi è stato un giocatore meraviglioso, io adoravo il modo di muoversi di Pogba. Giocate di Pogba, assolutamente basta pensare alle partite col Napoli. Però, c'è un fatto, il suo comportamento io credo che non sia piaciuto quasi a nessuno, sto parlando del suo comportamento, a prescindere dal fatto che Raiola possa aver deciso per lui, che la Juventus potesse essere d'accordo con Raiola o meno, non importa. Questo scappare via
in un certo modo. Non so, quando è tornato, per esempio, no? È tornato e ha lasciato questo omaggio ai giocatori, ai suoi compagni di squadra, dell'orologio, eccetera, eccetera. Non vogliate di male. Cioè, avete sentito qualcuno che lo abbia ringraziato pubblicamente, che abbia, che si sia strappato i capelli per il fatto che lui non c'era più? Cioè, mi sembra, come dire, che se davvero c'era un patto, e io credo che un patto ci fosse fra i senatori, lo zoccolo duro del missionario, per citare l'amico missionario di prima, se davvero c'era un patto fra i senatori, e che non coinvolgeva solo gli italiani, evidentemente coinvolgeva anche Lichtsteiner, coinvolgeva anche Pogba presumibilmente, che era stato considerato erroneamente a questo punto si può dire dagli altri come uno della vecchia guardia, quel patto lui non lo ha rispettato. E quindi è chiaro che delle sorti di Pogba adesso ci interessa un po' meno di quanto ci possa interessare delle sorti di uno che magari si è anche comportato male qui malissimo a Torino, no? Come Vidal. Però è comunque uno che al di là del fatto che ha dato tanto. In campo ha dato tanto, ma ha dato tanto anche fuori, perché non ha mai nascosto il fatto che lui comunque sta dalla parte della Juve, eccetera. Era un po' come, non so, quando andò via Ibrahimovic, no? Dopo c'era stata Calciopoli di mezzo. Ancora adesso parla a Ancelotti, telefona De Vrà per dire. Però la Juve non mi sembra intenzionata, soprattutto anche perché, scusami, l'abbiamo venduto a 40, minimo te lo rivendono ancora a 30, minimo. E poi non credo che i suoi comportamenti al di fuori del campo siano cambiati. Un minuto, torniamo, perché ho un mucchio di mail, poi c'è sempre la lettera, vogliamo leggere questa lettera? È una lettera natalizia. Non proprio, ma quasi, perché non pretende un regalino, pretende il dovuto, è diverso. Un minuto. Nuovo diretta, allora, tra che oggi abbiamo approfondito molto bene il caso Chessy ci viene dato alla Juve al momento da Luciano Bassilani, ai dirigenti, al 70%, però con molte probabilità di riuscita dell'operazione, visto che anche il giocatore ha già manifestato il desiderio di venire alla Juventus. Questo è importante, che ci sia la volontà del giocatore, l'interesse del club nostro, ma anche dell'Atalanta a vendercelo, quindi mi sembra che il cerchio si stia chiudendo. 9 milioni più Spinazzola, totale 14 milioni, queste sarebbero le cifre di cui si sta parlando. Poi abbiamo detto che c'è anche Rincon, giocatore del Genoa, che Thomas Rincon, venezuelano, che piace alla Juventus. È stato fatto il prezzo 20 milioni, lui si è disperato, Ninori, però c'è qualcuno che dice bastava acquistare Javara che il centrocampo sarebbe andato già alla grande. Spero che Javara, che sta facendo bene a Napoli, spero il Rincon subito fino alla fine. Renato, vecchio tifoso della Curva Sud, e Renato dice prendiamo il Rincon subito, ci spero. E poi dice io sono un tifoso juventino, ma non avete capito che Higuain lo fischiano per colpa di Maradona, dice, perché Maradona parla male di lui, e allora dice loro fischiano perché Maradona gli ha detto di fischiarlo. Ma tanto lui se ne frega. Un effetto simile a quello di Icardi, che è odiato perché lo odiano Maradona prima, Messi poi, eccetera. E Antonio da Messina invece dice saluto a te e i tuoi ospiti, grazie Antonio, per 9 milioni più Spinazzola io Chessy lo prendo subito, sarebbe un affare e a noi farebbe comodo avere un giocatore con le sue qualità fisiche e tecniche, se poi arrivasse anche Witzel sarebbe perfetto. Adesso bisogna vedere se cedono quelli della... sai che ieri Witzel, allora, Witzel qua... col Belgio ha giocato bene, ma lì Witzel non so, ci sono tanti tifosi della Juve che non gli piace. Io l'ho visto giocare Witzel, sì, no, sarà Maradona, vado per citare un grande, no, a livello calcistico. No, a me sembra un giocatore ordinato, con una bella tecnica, vede la porta. Parlando, Marcello, di uno che ha giocato 80 e passa partite in nazionale, nella nazionale belga, e ne aveva già giocate più di 40 nelle giovanili. Stiamo parlando di uno che ha giocato più di 80 partite nelle coppe europee, delle quali una sessantina in Champions League e una trentina, credo, in Europa League. Quindi di un giocatore che è pronto da subito. Tra parentesi, lui compie gli anni, cos'è, gennaio? Li compie il 12 gennaio. Quindi, ed è un 89? Sì, ha 27 anni. Quindi ne compirà 28 a gennaio. Quindi è un giocatore pronto subito, che può giocare in Champions League, che ha tutte le caratteristiche che possono servirci per essere un'alternativa importante a centrocampo, perché giustamente qualcuno prima diceva, anche Paolo lo diceva, no? Che dire, ha iniziato il campionato meravigliosamente, no? Le prime due o tre partite probabilmente migliore in campo, anzi una l'ha addirittura quasi vinta da solo, quella contro la Lazio, no?
Poi ha avuto questo momento di flessione, adesso sembra che un pochino si stia riprendendo, però insomma è ancora da vedere. No? Chiaro che dire, uno che non è mai stato abituato a giocare 20 partite di fila, avere un'alternativa come Witzel è diverso dall'avere un'alternativa come Sturaro, con tutto il rispetto per Sturaro, che è un giocatore che comunque mi piace e così via. Però qui stiamo parlando di un giocatore che, ripeto, 80 presenze nella nazionale belga, che fino a pochi mesi fa era la prima nazionale al mondo nelle graduatorie della FIFA. Quindi insomma, evidentemente non è un giocatore, fra parentesi, un giocatore dietro al quale la Juve c'è da almeno 2 anni. No, ma ormai il giocatore si è espresso, vado alla Juve, dice o ci vado a gennaio o ci vado a giugno. Speriamo che si riesca a trovare la quadra. Allora, esatto. Visto che un giocatore ti sta dicendo, dice ai suoi dirigenti, il suo allenatore, gli dice, senti, io tanto vado lì, anche se a gennaio provi a vendermi ad altri, io non ci vado, quindi non è meglio prendersi 5 milioni e dare il giocatore piuttosto che impuntarsi e tenerlo lì? Ma è come il Bilbao. Con Llorente. È lo stesso ragionamento. È lo stesso ragionamento. Questa soddisfa, non te la do. Ecco, allora te lo tieni lì, non guadagnerai una cippa lippa e a giugno ce lo prenderemo a zero, che ti devo dire. Qualcuno amico da casa, vediamo se c'è un altro missionario. Pronto? No, non c'è. Sentiamo adesso se si collega. Eccolo qua. Pronto? 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 Chi sei? Pronto, Marcello? Sì, chi sei? Marcello, sono Mario. Mario da dove? Mario da Lecce. Mario da? Da Lecce. Da Lecce. Vai Mario, dici tutto. Allora, ascolta Marcello. Sì. Da Lecce, Lecce. Abbassa il televisore se no non ci capiamo. Tira giù il volume. Parliamoci al telefono. Allora, mi senti adesso? Sì, io ti sento. Sì. No, ti sentivo anche prima, solo che sentivo la TV. Bene. Allora, io volevo dirci solo una cosa, Marcello. Sì. Finalmente ho preso la linea per parlare con te. Parla. Ecco, io non voglio parlare di calcio, perché dai, ogni giorno ce ne sento tante, tutti allenatori. E di che però parliamo? Tu sei un tifoso giuventino, vero? Sì. Giuventinaccio, giusto? Sì. Tu, Luca Mombrano, eccetera, vero? Siete sì. Giuventini? Sì. Allora mi dite, finalmente abbiamo la nostra televisione, Top France, no? Che parla solo della Juve, di Juventini veri, giusto? Sì. Ora, perché continuate a fare vedere il Topocalcio 24? Dopo che c'erano le lette di tutti i colori. Per ma perché facciamo parte del circuito? Ma noi non vogliamo vedere più il Topocalcio 24. Siamo stufi di vedere tutti questi altri. Ma scusa un attimo. Ma scusa Mario, ma abbi pazienza. Ma tu hai la possibilità, non a caso, Mediapason dice, gli Juventini gli diamo un loro canale e vanno a vederselo lì. Poi c'è Top Calcio che tratta di tutte le altre squadre, e possono vederselo dall'altra parte, poi ci sono altri canali, tu puoi scegliere, ti hanno dato la facoltà di scegliere, tra l'altro Mediapason ti ha dato questa facoltà gratuitamente perché non paghi un euro. Sta ascoltando. Lo so. Però io con tutti questi anti Juventini che guarda qui. Non vogliamo vederci più. Vabbè, Mario, guarda Top Planet, non ti fare problemi. Qui ci sono gli Juventini, guarda, c'è Ninori, Juventino. Io guardo Top Planet. Oh, bravo, e va bene, ok, va bene. Ciao Mario, grazie mille, ne prendiamo un'altra che magari vuole farci una domanda di calcio. Pronto? 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 Sì. Sì? Sì. Sei in linea? Sei su Top Calcio? Sì, sei su Top Calcio. Scusami, su Top Planet, mi ha fatto sbagliare Mario. Su Top Planet, parla, sì. Chi sei? Sono Enrico da Rimini. Com'è? Rimini. Sì, da Rimini. Enrico da Rimini. Rico? Sì, Enrico. Enrico. Ok, Enrico, dai, vai, dici tutto. Ho telefonato diverse volte, non riesco mai a prendere... Presa, approfittane. No, non è che voglio approfittare come qualcuno che le volte non smettono mai. Solo vai tranquillo, Enrico, vai tranquillo, non ti preoccupare, vai. Sono un tifoso juventino, non diciamo malato, però dico, mi piace per dire, e allora sento che della gente che dice che Dybala che è stato venduto, quello e quell'altro. Dico, mi dispiacerebbe perché il ragazzo lo vedo molto serio,
e fu come fosse mio figlio, mio nipote. Ma chi è questo che vedi che hai paura che lo vendano? Dybala. Dybala, ho capito. Sì. No, perché uno questi giorni diceva che l'hanno venduto quello, quell'altro. Vabbè, ma sai, ce li vendono tutti ogni giorno, quando compro il giornale io leggo che hanno venduto già mezza squadra. Vabbè. Io dico, li lascio parlare perché molta gente è invidiosa, non è che... Comunque tu Dybala lo vuoi alla Juve, ok? Io, sì, sì, come Higuaín, per dire, dico molti. Diciamo, di quelli che ci sono e quelli che sono sorpassati ormai che non ci sono più, non ci sono più, basta. Comunque, dobbiamo con quelli che ci sono. Enrico, tu vuoi Dybala che resti alla Juve e Higuaín sei contento che ci sia? Sì. Ok, sì. Perfetto, sì, grazie. Come gli altri, per dire, da Buffon tutto la difesa, diciamo. Vabbè, sei contento che di tutti quelli che ci sono oggi? Sì, sì, e adesso ancora si devono mai chiamare perché cambiandolo diversi non sono riusciti ancora, però mi si aveva speranza. Quindi tu sei contento degli acquisti che sono stati fatti, sei soddisfatto, sei positivo e non vuoi che Dybala vada via, ok? No, questo è il messaggio. Vabbè. E le critiche, dico, le lasciamo stare, le lasciamo. Noi basta che, anche se giochiamo a mare, basta che portiamo a casa i punti. Minchia, se no sei come Bonucci che dice, vabbè, non giocheremo bene, ma al momento andiamo avanti, quindi sì, poi sì, miglioreremo. Come attaccano Allegri, anche lui, a me mi piace perché era persona educata, e penso che sappia fare il suo lavoro. Vabbè, sei positivo, tu dico, a te piace, sei soddisfatto, insomma, sì, dall'allenatore, sì, i giocatori, dirigente, sei soddisfatto. Vabbè, sappi che ce ne sono tanti qua che sono molto nervosi, molto nervosi, li leggi, tu ci segui, no? Li senti, no? Le mail che a volte leggo e tanti sono nervosi. Sì, li sento e dico, alle volte mi piacerebbe di tirare i capelli se ce li hanno. Per chi li ha. No, ma non conviene, per no, chi li ha. Va bene, grazie Enrico, seguici sempre. Ciao Enrico, ciao. Enrico è uno, voleva manifestare soddisfazione, soprattutto dice Dybala, per favore non vendiamolo, ecco. Cioè, mentre il missionario ti diceva attenzione Marcello, che l'hanno già venduto, che è stato già venuto, hanno preso Piazza, fallimento praticamente. Allora dunque, se ho capito bene, allora abbiamo Buffon che dice che gli avversari si scansano, no? Abbiamo Dybala che è già venduto, Higuaín che è disperato perché a Torino non è felice, poi è ciccione, eccetera, eccetera, non va bene, e così via. Il centrocampo non ce l'abbiamo, perché non ce l'abbiamo più, no? Praticamente ormai non c'è. Pjanic non si è adeguato alla Juve, quindi non... viene davvero da pensare che come diavolo facciamo ad essere in testa con 4 punti di vantaggio sulla Roma. E 4 punti di vantaggio anche rispetto al terzo posto in Champions, solo l'altro, no? Perché anche lì e passi più il 2 in media inglese sulla Roma. Ti vuoi arrabbiare? No. Guarda, ti leggo questa mail. Dai. Luca ti dice, Luca da Cuneo, una dirigenza seria e capace, quindi non Marotta, certo, che è incapace. Sabatini, con magari, i 90 Sabatini milioni del quasi 29enne in grande sovrappeso Higuaín, regalati a De Laurentiis, avrebbe rifatto la squadra con giocatori giovani e di qualità assoluta. Poi vado sugli sms e ti dico anche questo. Chessi, Witzel, Tolisso, Rincon, tutte e quattro insieme non valgono mezzo Vidal. Ciao Mirko. Ah beh, va bene. Guarda, un po' esagerato, Cioè, a Roma c'è una espressione che non è, televisivamente non è bellissima, che inizia per esti, il finale mettetecelo voi. Cioè. Vabbè, io questa cosa, cioè, Mirko, devo dirti la verità, che sì, non sarà ancora Vidal, però mi sembra, se gioca, continua a giocare così, è un ottimo giocatore. Witzel è un giocatore che ha qualità. Tolisso, francamente, non penso nemmeno lo prenderemo mai, perché Tolisso sarebbe da folli prendere Tolisso a gennaio a quei prezzi del Lione, un giocatore che non può giocare in Champions. Rincon a 20 milioni, non lo facciamo, andiamo a legarci io e Ninori davanti, viene anche lei. Vengo anch'io. Ci leghiamo noi tre davanti alla sede della Juve e diciamo no, Rincon a 20 milioni no. Un minuto, torniamo.
Ancora un po' di mail, per favore leggila e rispondi, eh? E rispondi. Fulvio da Treviso dice, queste sono le classiche lettere, proprio di lettere ci dobbiamo leggere quella Tavecchio, che spediremo vergata dal professore, firmata, la mandiamo, la spediamo alla federazione. Ogni anno che passa il gap finanziario, queste sono quelle che piacciono a te, perché ti piace poi rispondere, il gap finanziario tra la Juve, il Real Madrid, il Barcellona, il Bayern e i club inglesi aumenta sempre di più. Mentre prima di Andrea Agnelli ed Elkan, la Juve, che non può per questo lottare per la Champions, ogni anno era sullo stesso livello di quei club. Dice, quando c'era Moggi e Giroud, erano allo stesso livello. Adesso invece il gap aumenta. Assolutamente vero. È assolutamente vero. Nel 2006 la Juventus è la terza società dopo il Real e quasi alla pari con il Barcellona. Ha dei numeri che sono praticamente simili a quelli del Barcellona. Peccato che poi succeda una cosa che si chiama calciopoli, no? Che noi tratteremo in calciopolare. Ci sono 4 anni di buco. Iniziano a maggio 2006 questi 4 anni e finiscono a maggio 2010. Sono 4 anni di una robaccia che non assomiglia neanche lontanamente alla Juve, alla nostra idea di Juve, credo di poter dire la nostra, certo. Perché penso che sia molto simile. No? Ci sono questi 4 anni qui, nei quali noi, al di là della Serie B e di tutti gli altri discorsi, comunque sia dal punto di vista poi dei numeri, dei fatturati, dopo 4 anni noi ci ritroviamo a fatturare metà di quello che fatturavamo nel 2006. Nel 2006 la Juve fatturava circa 260 milioni, nel 2010 circa 150. Arriva Andrea Agnelli, presidente. Però attenzione, nel 2010 noi abbiamo dimezzato, le altre, Real, Barcellona, che erano quelle che avevano grosso modo il nostro stesso fatturato, hanno raddoppiato, certo. Hanno quasi raddoppiato, arrivati a 500. Tutti fermi ti distanziano. Esatto. Allora tu devi recuperare. Noi dal 2010 al 2016, nei 6 anni di gestione Agnelli, Nedved, Marotta, Paratici, perché chiamiamola con il suo nome fino in fondo questa gestione, Agnelli, Nedved, Marotta, Paratici, ognuno con le sue competenze, con Mazzia, amministratore delegato per quello che riguarda la parte finanziaria, quei 150 milioni li abbiamo fatti diventare 400 quest'anno, l'anno prossimo saranno 500, arriveremo a 480 giù di lì il fatturato del prossimo esercizio. I 100 milioni di perdita che c'erano nel 2010-2011 sono diventati quest'anno 3-4 milioni di utile, l'anno prossimo presumibilmente con le plusvalenze ci sarà un utile anche maggiore. Nel frattempo, strada facendo, abbiamo anche vinto 5 scudetti e 5 coppe, ma di quello non ce ne frega niente perché giochiamo male, a noi interessa giocare bene, no? Quindi no. Per cui è vero quello che dice il nostro amico, che ogni anno, in ogni caso, gli altri continuano a crescere. Il fatto è che noi paghiamo quei 4 anni nei quali noi eravamo tornati indietro, non eravamo rimasti fermi. Fossimo rimasti fermi sarebbe più facile, ma siamo stati 2 anni fuori dalle coppe, siamo stati gestiti per quattro anni da gente che si chiamava Cobolli Gigli, Jean-Claude Blanc e Alessio Secco a occuparsi di mercato. Questo è il male della Juventus dal punto di vista dei numeri. Poi è chiaro che adesso piano piano stiamo risalendo, certo, ma non possiamo illuderci oggi noi di spuntare gli stessi contratti che spunta per esempio un Barcellona, un Manchester United, che non vince niente, ma il calcio l'hanno inventato gli inglesi, la società di calcio più prestigiosa al mondo fra quelle inglesi è il Manchester United. Io conto su Mourinho perché... Sì, ci pensa lui ad affossarli, sì. Effettivamente. Ci pensa... Per cui dico, è vero che ci stiamo, che comunque sia il gap è un gap piuttosto significativo. Pian piano, continuando a lavorare con intelligenza, che vuol dire ogni anno si fanno i passi che si possono fare, quest'anno abbiamo fatto un pochino di più di quello che si poteva fare. Quanto metteremo? Perché io sinceramente non credevo che finanziariamente fosse tollerabile l'acquisto di Higuain. Secondo te quanto impiegheremo a colmare il gap? Ah, potrebbero volerci 10 anni, non lo so. So che comunque il Real Madrid non ha vinto tutte le Champions League, ne ha vinte 2 negli ultimi però anni. Ti pare poco, 2 in 3 anni? Sì, no, 2 in 15 anni, non 2 in 3 anni. Ma loro poi alla fine fanno il conto degli ultimi 3 anni, poi dice, se prendiamo gli ultimi 20 anni e calcoliamo ancora, ne ha vinte poi 3. Il Chelsea nel 2012, una squadra che dovrebbe vincere un anno sì, un anno no. Il Chelsea nel 2012 fatturava più del Real Madrid, l'Inter nel 2010 fatturava più del Real Madrid, il Liverpool nel 2005, il Milan nel 2007, cioè non vince sempre il più ricco, tanto per essere chiari, ce n'è anche per gli altri. L'importante è essere lì fra le prime.
A differenza di 6 anni fa, noi oggi fra le prime ci siamo. 6 anni fa non eravamo fra le prime neanche in Italia, la verità è questa. Ma perché? Perché c'è stata Calciopoli, non per la gestione di Agnelli, anzi, grazie alla gestione di Agnelli finalmente siamo tornati ai livelli che ci competevano, ma è chiaro che non la ripristini più quella situazione del 2006, ci vorranno anni e anni per arrivarci vicini, ma a me di essere quella che fattura di più o che spunta il contratto migliore con gli sponsor, in tutta franchezza, mi frega assai poco, a me interessa alzare dei trofei, per dirla brutalmente. Vabbè, anche a me, io vorrei però alzare anch'io quel trofeo là. Quello là. A proposito, sempre per rimanere in tema, il nostro amico vuole sapere perché la Juve paga i dirigenti come le più grandi società del mondo, vedi Marotta e Agnelli, e invece non può fare contratti milionari ai giocatori. Porcaccia la miseria. Wayne prende 7 milioni l'anno. 7 e mezzo. 7 milioni netti fa 13 rotti lordi. Non è poco, ecco. No, ma poi attenzione, Marotta se li è strameritati, Agnelli prende meno della metà di quello che prende Marotta. Quindi informiamoci prima, informiamoci. Qualcuno era all'assemblea, no? E ha letto le relazioni sui compensi degli amministratori. Silvio va sul mercato e dice, considerando il fatto che né Betancourt né Witzel saranno acquisibili per gennaio, beh, non saranno acquisibili. Betancourt, lo dicevamo in tempori Busillis, cioè, quando c'è un'opzione, si paga adesso 1 milione di anticipo per pagarne altri 8 e mezzo. 9 e 4. Sì, perché sono 9 e 4, quindi uno subito, 8 e 4 ad aprile no, e poi no, te lo... 9 e 4, 1 più 9 e 4. 1 più 9 e 4. Arriviamo a 10 quindi, e diciamo, mezzo 10 e mezzo per giugno, per averlo a giugno, quindi ve l'avevamo già anticipato. Vizze, se accettano i 5 milioni lo prendiamo, se no arriva a gennaio, dice... E poi, con l'assenza di Lemina, Samonà, la Coppa d'Africa, la Juve spenderà soldi inutili per mezze figure o penserà a mettere in rosa qualche giovane? Poi una considerazione, Buffon è una persona troppo seria per il calcio italiano. Però loro dice, spenderemo soldi per le mezze figure. Vi sembra questa una mezza figura? A me sembra un figurone, un omone. Cioè, questa l'avete sentito, per chi si è messo in ascolto subito all'inizio del nostro Agorà, la telefonata che abbiamo fatto con Passirani, ex dirigente dell'Atalanta, che ci ha detto chiaramente, guardate, che lui vuole venire alla Juve, l'Atalanta vuole venderglielo a 9 milioni più Spinazzola, e la Juve sta per chiudere, quindi, e lo chiuderebbe anche a gennaio, lo manderebbe anche in Coppa d'Africa pur di inserirlo subito nell'ambiente Juve, in modo tale che cresca più velocemente. Non mi sembra una mezza figura, no? Appena arriva lo diventa, Appena arriva lo diventa. Ecco. Qualunque giocatore, se lo compriamo noi, minimo ingrassa un tot di chili, no? Vedi Higuain, vedi Tevez quando arrivò, eccetera. Poi diventa, agli occhi soprattutto dei nostri tifosi, diventa una pippa, strapagato, supervalutato, non bisogna cosa prendere questo qui. Cosa comprare, esatto, quel giocatore lì, esatto. Potevamo prenderne 100 altri. Se invece c'è un giocatore che se ne va, immediatamente diventa un giocatore in odore da pallone d'oro, no? Cioè, Coman, per esempio, quello che ha Cardenella in testa, lì, quello, è diventato potenziale pallone d'oro. Sì. Ma cosa diavolo ha mai combinato quello nella Juve e nel Bayern? Tra parentesi, ma cosa no, diavolo ha mai combinato? Che, cioè, l'anno scorso, ma qual è il meccanismo mentale, non so, per cui assist. Qual è il meccanismo mentale per cui qualunque pippa se ne vada debba diventare per forza un campione? No, e qualunque campione arrivi deve diventare per forza una pippa. Ma perché? Ricordiamocelo, ma perché? Comandante. Sì, cioè, no, ma è perché come nelle relazioni sentimentali e affettive, insomma. Cioè, l'amore ti fa stravedere e allora l'amore per la Juventus ti fa stravedere e dici delle cose. Ma allora perché, se siamo innamorati della Juventus, tutto ciò che passa alla Juventus, non ci innamoriamo di Hernanes? Perché c'è un limite, anche perché perché c'è un limite, è bellissimo. Io andrei in pubblicità dopo, perché c'è adesso limite. ci devo andare prima, però ti faccio rivedere lui, Thomas Rincon, che potrebbe essere quello che arriva, non so, piacerà, non sono piacerà, già emozionato, piacerà, non piacerà, però non a 20 milioni, questo sicuro. No, buon giocatore, scherzi a parte. Buon giocatore, sì, però non da 20 milioni. La lettera, professore, quella che lei ha scritto a Carlo Tevecchio, la vuole leggere? Sì. Andiamo in pubblicità, ce la legge? Con prima, i toni giusti? Prima la pubblicità. Con i toni giusti? O prima la lettera? Perché ho 2 minuti, cosa facciamo? Andiamo in pubblicità, così poi dopo abbiamo più minuti dopo per gustarcela la lettera. Lei me la fa proprio con l'espressione. Provo. Ok, gliela metto già qua. La lettera del professore, ma quindi anche di Top Planet, che spediremo in raccomandata a Carlo Tevecchio. Ascoltatela tra 3 minuti.
No, solo per dirvi che proprio adesso è uscita notizia di Sport Mediaset che dice è pronta l'offerta a Genoa per l'incontro. Aia. Preziosi avrebbe già dato la sua disponibilità a trattare. Aia. Ma avrebbe rifiutato uno scambio alla pari col brasiliano Hernanes, già stato vicino al Grifone. I bianconeri potrebbero inserire in trattativa anche il giovane Mandragora ad accedere in prestito di nuovo al Genoa. Quello quindi, che tu hai detto sono, poco prima. Quello che ho detto poco prima, quindi siete che hanno sentito tutto il planet e hanno battuto sta cosa. Dicevamo della lettera, abbiamo preparato una lettera che spediremo in raccomandata al presidente della federazione Carletto Tavecchio, quello che l'altro giorno gli hanno chiesto ai cinesi del Milan. Ha detto, ma qua visti, ma secondo lei fanno il closing? O sono fare il closing? Un bel uovo di Pasqua. Questo è il presidente della federazione. Sì. Con questo personaggio noi manderemo la lettera vergata molto bene, in maniera precisa, puntuale, in perfetto italiano. Magari può servire, Carletto, ti può servire come traccia poi per i tuoi discorsi. Cosa gli abbiamo scritto? Prego il professor Bertinetti di leggermi la sua lettera coi toni giusti. Vada! Leggo questa lettera e avverto... Guarda, le metto anche Carletto, sì. Tavecchio qua. Che mi ispira. Qua. Sì, intanto io avverto gli ascoltatori che chiaramente questa è scritta nel modo più diplomatico possibile e immaginabile. Ah sì, cioè, ma l'ho letta, sì, proprio l'ho letta, sì, molto, ho usato dei toni... Molto, molto diplomatico, poi chi vuol capire, capisce. Vabbè, allora dice io le così. Metto Tavecchio, eccolo qua, Tavecchio glielo metto qua, così almeno, ecco, l'ascolta, Tavecchio, Carletto, ecco Carletto, senta, presidente. Ci sono dei bambini, vabbè, cioè, immagine così. Dice così la lettera. Quello è lui e non è che lo posso migliorare io. Egregio presidente Tavecchio. Sono passati oltre 10 anni da quando la FIGC, che allora non aveva un presidente ma un commissario, mise in atto con precipitosa rapidità un'operazione i cui risultati, dopo tutto questo tempo, lei a questi risultati potrebbe porre rimedio. A seguito di un processo sportivo caratterizzato dalla fretta e basato su indagini riguardanti il campionato 2004-2005, la Juventus fu retrocessa in Serie B. E le furono revocati sia lo scudetto vinto in quel 2004-2005, sia quello vinto nel 2005-2006, sebbene questo campionato non fosse stato oggetto di indagine. Per aggiungere beffa al danno, il commissario, sentito il parere di 3 saggi da lui nominati, che tuttavia si espressero soltanto su generali e generiche questioni di regolamento, lui, il commissario, assegnò all'Inter, terza classificata nel campionato non indagato, Guido Rossi. Non lo nomino neanche. Commissario. Sì, proprio per non dire parolacce, non ho messo il nome. Lui nominò la terza classificata nel campionato non indagato e all'Inter quindi assegnò lo scudetto revocato alla Juventus. Egregio presidente Tavecchio, credo che sarebbe opportuno, dato che nella sentenza della stessa magistratura ordinaria viene dichiarata l'estraneità della Juventus rispetto alle accuse ad essa rivolte, provvedere a sanare le conseguenze di quella operazione frettolosa, presa sotto la pressione dei media e senza che fossero noti tutti quei decisivi elementi che emersero a procedura conclusa e a prescrizione subentrata a favore di altri soggetti. Spero pertanto che lei, nella qualità di presidente di tutto il calcio italiano, tutto, e non commissario soltanto di una sua parte, voglia impegnarsi a trovare il modo per far comparire anche nei dati ufficiali relativi a quei due campionati quello che il campo dimostrò al di là di ogni ragionevole dubbio. Distinti saluti. Ok, questa è la lettera che ha scritto il presidente dell'associazione Amici della Juve. Quello conta, ecco. Quello conta. Questa la noi la prendiamo, la pieghiamo per bene, adesso riprenderemo una bella bustina, la ficchiamo dentro, la mandiamo in raccomandata a Carletto, chissà se Carletto ci risponderà o se non ci risponde noi gliene scriviamo un'altra e poi un'altra fin quando alla fine una segretaria, qualcuno, Carletto, che gli dirà io non lo so rispondere a questo, devo seccare, rispondi e noi così almeno la tua risposta sappi, Carletto, che noi la leggiamo in diretta nazionale qui da Top Planet, sicuramente qualsiasi sia la tua risposta, daccela, però dai, noi
Augusta. Ce l'abbiamo, la lettera ce l'abbiamo, grazie professore. Prego. Continua, questa è una delle tante, io so che non basterà una sola, ma tanto lei. Temo anch'io. Tanto lei lo fa volentieri. Torniamo allora sui nostri temi di prima, qualche mail. Robertino da Frosinone, guarda che complimento che ci fa. Gli Allegriani in studio fanno parte di quel... noi, no? Ce l'ha del voi. Fanno parte di quel numeroso gruppo di tifosi che si vanta dei 4 pallini presi dal Bayern, facendo di quella partita un esempio da seguire per vincere la Champions. Però il signor Allegri viene giustificato, mentre Conte viene massacrato per la partita col Galatasaray, senza ricordare come andò la partita, giocato in 2 giorni in un campo di patate. Comunque la storia si scrive in Europa, per noi una sconosciuta. Perché lui si è dimenticato che un anno prima della partita nella quale lui ci tiene a precisare abbiamo preso i 4 pallini, lo scrive quasi con godimento, no? Si è dimenticato che nella stagione precedente noi siamo arrivati in finale in quella stessa coppa, e adesso io magari mi sbaglio, ma non mi pare ci fosse Conte in panchina, ma comunque non importa. Io adoro Conte, non esistono gli Allegriani, esistono gli Juventini, sono i Contiani a non essere Juventini, perché i Contiani ti fanno l'allenatore del Chelsea. Gli Allegriani, come li chiamate voi, ti fanno per l'allenatore della Juventus, e sono gli stessi che ti fanno per Conte quando Conte allenava la Juventus. Voglio aggiungere che quando arrivò la notizia che Conte se ne andava, fui raggiunto dalla conduttrice di una televisione locale, forse anche perché non trovo nessuno data la stagione, e andai lì, ero da solo lì, e la domanda era più o meno: ma lei cosa ne pensa? E io dissi: io non sono un tifoso di Conte, io sono un tifoso della Juventus, e quindi credo che, con tutta l'ammirazione, l'affetto, certo, la riconoscenza che ho per Conte, ma io sono un tifoso della Juventus, punto. Sì, mi sembra che questa distinzione che hanno fatto Nino e il professore sia la più giusta, Robertino. Se no non ne usciamo perché, mai. Perché, allora, cosa. Primo, una se cosa che ho notato mai. In alcuni di voi, come ha notato anche Nino, sembra quasi che quei 4 pallini, no, ne abbiano fatto con compiacimento. Soprattutto sembra quasi che tu, Robertino, tu tifoso juventino, Robertino, ti compiaccia, tu ti compiaccia del fatto che la Juve in Europa non dice non è il suo terreno, è purtroppo un'altra cosa. Te ne compiaci. Non è così. Noi invece siamo, non tifiamo Conte, Allegri, tifiamo Juve. Poi, a seconda che l'allenatore faccia bene o male, lo critichiamo. Io ricordo che quando c'era Del Neri lo criticavo molto. Non mi piaceva, ma era anche un'altra Juve, effettivamente. Quando c'era... Ragnieri. Non andrei troppo indietro. Ferrara, Zaccheroni, Ferrara è un amico, non riesco a incavolarmi con Ciro perché è un amico, una persona talmente squisita che non riesco a incavolarmi, anche se andò molto male, vero? Ranieri, anche se ha vinto con Leicester e adesso si è qualificato già per la seconda fase, io vorrei tanto fare Juve-Leicester, ma guarda te che bella cosa, mi farebbe tanto piacere sbattere fuori Ranieri, pensa. Mi farebbe tanto piacere sbattere fuori, arrivare secondi, incontrare il Leicester e farlo fuori noi il Leicester. Mi farebbe un grandissimo piacere, perché, cioè, francamente, ragazzi, qui noi stiamo a tifare la Juventus, non stiamo a godere dei mali. E voi mi sembra, qua l'ho già detto tante altre volte, che come Robertino e come altri, sembra che state lì a sperare che la Juve perda tutto per poi venire qua con le mele e dire avevamo ragione noi, andare al bar, io capisco di calcio, nessun altro capisce di calcio. Sembra che mi fa più piacere, a me fa più piacere andare al bar e gioire, andare al bar, venire qua in trasmissione, parlare con la gente, gioire perché abbiamo vinto. Non perché siamo andati fuori e quindi avevo ragione io, meno male, adesso tutti dovranno venire a chiedermi scusa. Ma chi se ne frega di chiedere? Io sarò talmente, il giorno in cui ci eliminano di nuovo dall'Europa League, dalla Champions League, sarò di nuovo incazzato perché siamo andati fuori, non perché tu me l'avevi detto, Robertino, cioè proprio non ci sto nemmeno a pensare. Che caspita, io tifo Juventus. Ci sentiamo ancora uno al telefono, se c'è, sentiamo se troviamo altri missionari. Pronto? Chi è in linea? Pronto? Pronto, sì.
Sì, ti stiamo aspettando. Sei in linea, sei in diretta. Bene, Marcello! Sì, chi sei? Oh, sono Andrea da Rimini. Ciao Andrea, ancora Rimini. Sì, oggi finalmente. Romagna la grande. Finalmente. Ascolta, ti voglio dire una cosa. Sì. Non ti arrabbiare con quei mezzi tifosi che ti criticano sempre la Juve. Mm. Il vero juventino non critica. Mm. Non critica, tifa solo. Lascia perdere Conte. Io tifo Juve, tifo Agnelli. Come noi. Hai capito? Quello che ti volevo dire, quel signore che è lì accanto, no, adesso non c'è, coi capelli bianchi. Ah, eccolo qua, aspettavamo la sua telefonata. Maletto, sì, ho già capito, maletto. Ma quello lì non è juventino, quello è un interista. Ma no, è juventino, non ti preoccupare. No, non ci credo. Quello è un interista, quel signore lì. Garantiamo noi, è molto critico, no, ma è juventino. Per me è un interista quello. No, comunque, tranquillo Andrea. Comunque, guarda, ti guardo tutti i giorni. Molto bene. Io tieni sempre acceso, anche quando non ci sono, tieni acceso. Siete grandi. Mm. E non lascia perdere i tifosi. Lascia perdere. Beh, no, i tifosi, io non li lascio perdere perché i che tifosi. Noi siamo forti. Sì, meglio. Diretta, che ancora dobbiamo far vedere cosa siamo. Ah, certo. Il meglio deve ancora venire. Sì, il meglio deve ancora venire. E Allegri non è un pistola. Mm. Ricordati, Allegri non è un pistola. Qua. Guarda, ce l'abbiamo qua, hai visto? Ce l'abbiamo sempre qua. Guarda. Ecco. Va bene, grazie Andrea. Grazie a ciao, te. Ciao, un grande abbraccio. Un grande abbraccio. Ciao. Ma noi infatti non è che siamo, no, noi gli juventini li facciamo parlare, non mi disinteresso dei tifosi perché questa è la televisione dei tifosi. Noi registriamo tutto, le cose buone e le cose negative, quindi non è, diamo spazio a tutti. L'unica cosa è che non ce l'abbiamo con te Robertino, ovviamente. Abbi pazienza, anche se abbiamo usato un po' dei toni un panino. Noi ascoltiamo tutti, però rispondiamo. Noi siamo qua, voi ci ponete delle questioni, vi leggiamo le cose, però poi rispondiamo. Un minuto e mezzo. No, aggiungo una cosa brevissima. Sì. I tifosi sono tifosi, però il tifo è una malattia. È una malattia. C'è anche una malattia grave. E quindi noi tifosi siamo malati. Siamo malati. Poi magari, come tanti, ci teniamo troppo alla Juve, alcune volte quando non va bene immediatamente ci disperiamo. Allora, ringrazio il professore che ci ha fatto la letterina per Tavecchia, adesso andiamo a spedirla. Ringrazio Nino Ori che prossimamente esordirà qua con Calciopolario, la nuova rubrica, tutto quello che dovete sapere su Calciopoli, la vera storia, la vera versione, quello che dovete mettere a mente, ma noi ve lo faremo mettere a mente, perché ve lo manderemo in random talmente tante volte che vi entrerà nella testa. Per oggi abbiamo finito, vi abbiamo dato però una notizia. Oggi, in questa trasmissione, in queste due ore, abbiamo saputo che la Juventus è su Kessié, che Kessié vuole venire alla Juve, che la trattativa si fonda su 9 milioni più Spinazzola, quindi totale 14 milioni, e che potrebbe chiudersi già a gennaio. Notizie che siamo andati a prendere alla fonte attraverso Luciano Passirani, ex dirigente dell'Atalanta, ma ex nel senso che c'è stato lì 27 anni e conosce ancora tutti, è grande amico di Marotta e ha parlato con lui. Quindi questa è la notizia che vi diamo, e domani su questa ancora lavoreremo, come su quella di Rincon. Grazie professore, grazie Ninore, grazie a tutti voi, anche quelli che ci fanno arrabbiare, ma l'importante è che siate tutti juventini e continuate a guardare sempre Top Planet. Buona serata.